Non so voi, ma a me sembra che sia passata molto più tempo che non soltanto una settimana dall'ultima puntata dell'Infedele, un sabato sera, un sabato notte drammatico. 7 giorni fa, una sola settimana fa, la sede del Partito Popolare a Madrid assediata da manifestanti che chiedevano verdad, verdad, e personalmente, dichiariamolo subito in partenza, io che sbagliavo completamente la mia previsione, dicendo in ogni caso dopo un attentato terribile il bisogno d'ordine, di sicurezza, di rassicurazione, di continuità premierà Aznar e Rajoy. È stato invece un terremoto politico che la copertina dell'Economist riassume in questa maniera spiritosa ma anche feroce, dove nel mazzo di carte si ipotizza che uno già è andato e gli altri tre sono niente meno che Blair, sono ancora Bush e c'è anche in mezzo il premier australiano che oggi è stato oggetto di una delle tante manifestazioni della giornata dell'anniversario, un anniversario per una volta non rituale ma pieno di interrogativi, pieno di dubbi, pieno di sentimenti e di risentimenti, e questo anche nella manifestazione più grande che si è svolta proprio in Italia, a Roma. Al momento mi sembra la più numerosa, che siano 1 milione o che siano di più i partecipanti, e c'è stato lo scontro davanti alla sede dei DS fra i disobbedienti che hanno cercato di impedire la partecipazione al corteo del leader dei DS, Piero Fassino. Anche di questo parleremo questa sera, ma prima di arrivarci vorrei chiedere perlomeno a qualcuno dei nostri ospiti di rispondere a una domanda che io mi pongo continuamente, pur ripetendomi che è una domanda stupida, che è una domanda che non troverà mai la sua risposta. In fondo ci abbiamo fatto anche il titolo di questa sera, perché per rispetto a José Luis Rodríguez Zapatero, che avevamo dato per sconfitto una settimana fa, ho ripreso direttamente la sua frase. Lui ha sostenuto che la guerra in Iraq è stata un fiasco. Io ci ho aggiunto un punto di domanda: è stata un fiasco un anno dopo? E chiedo ai presenti, secondo voi, nell'intimo della sua stanzuccia, questa notte, quando andrà a dormire George W. Bush, cioè l'uomo che l'ha decisa e l'ha scatenata, che cosa penserà? Potessi tornare indietro, lo rifarei o non lo rifarei? Risposte flash. Per primo, è la prima volta che ci viene a trovare, gli do il benvenuto al generale Carlo Jean, docente di strategie alla Luis di Roma. Prego. Ma guardi, evidentemente è una domanda molto, molto difficile, praticamente impossibile rispondere. Io ritengo che Bush lo rifarebbe con modalità differenti. Indubbiamente c'è stato il fiasco è dovuto al fatto che è stata privilegiata la dimensione militare del conflitto, anziché la dimensione del post-conflitto, la dimensione politica che doveva essere invece strettamente collegata con la dimensione militare. Ritengo che il presidente americano si sia lasciato eccessivamente influenzare dai falchi del Pentagono e in particolare ha creato anche notevole confusione, non è riuscita a padroneggiare le discordie tra i vari dipartimenti dell'amministrazione americana, talché per esempio l'amministrazione civile dell'Iraq è stata affidata a Garner solamente alla fine di gennaio del 2003, cioè praticamente un mese e mezzo prima dell'inizio dell'azione, quando fino allora invece c'erano tutti quanti i gruppi di lavoro e anche gli esperti di area, ben 16 gruppi di lavoro. Per e ricordiamo che poi Garner ha dovuto essere sostituito da Bremer, c'è stato un fallimento sancito. No, perché poi addirittura non gli hanno passato le carte. Certo. Andiamo avanti perché voglio risposte flash per inquadrarvi. Il giornalista italiano più famoso del mondo viene sempre definito, Alessio Vinci, inviato della CNN, lo rifarebbe o no Bush? Credo che lo rifarebbe per il semplice fatto che lui è convinto che l'azione militare non soltanto sia un successo, che abbia liberato l'Iraq e che soprattutto era la cosa da fare per poter proteggere un'America che lui sente braccata e minacciata da un rischio che non si riesce bene a quantificare ancora. Il primo degli americani a cui lo chiedo è John Harper della Johns Hopkins University, lavora a Bologna, è un democratico, ma questo non toglie che
con spirito bipartisan, possa mettersi nella testa di Bush. Lo rifarebbe? Non la rifarebbe perché non sarebbe in grado di rifarlo. Non avrebbe l'appoggio pubblico alla luce di quello che sappiamo già. A livello di guerra preventiva, che doveva prevenire l'uso o lo sviluppo attivo di armi di distruzione di massa, è stata una guerra inutile. A livello di guerra dimostrativa, che doveva mandare un messaggio di schiacciante superiorità, intimidire Al-Qaeda e gli altri membri dell'asse di Mali, è stato casomai controproducente, al mio avviso. Infine, come guerra dimostrativa, che doveva, costruttiva, che doveva lanciare una nuova epoca nel Medio Oriente, mi sembra che è stata la guerra delle illusioni. E quindi, alla luce di quello che sappiamo, direi di no. Non lei pensa che non lo rifarebbe, per no, come no. Si immagina la psicologia di Bush? Fondamentalmente anche perché non avrebbe l'appoggio pubblico. Ma alla luce di quello. Se tutti sapessero, è sempre uno solo quello che alla fine decide. Il congresso americano ha votato in favore sulla base di dati sbagliati, manipolati. È chiaro che non voterebbe, non darebbe. Don Ape, mi lasci varcare l'Atlantico e salutare a New York in collegamento con noi Benjamin Barber, che è stato consigliere di una precedente amministrazione di segno politico opposto a quella di Bush, perché è stato un consulente di Bill Clinton, è un professore che ha appena pubblicato anche in italiano un libro critico, L'impero della paura, potenza e impotenza dell'America nel nuovo millennio, pubblicato in italiano da Einaudi. Ne parleremo, ma intanto faccio anche a lei la stessa domanda. Secondo lei, se potesse tornare indietro, Bush cambierebbe la sua decisione? Dunque, il presidente Bush lo conosciamo bene perché è molto ostinato, parla molto bene, parla molto, forse ci ascolta un po' meno. E questo fa parte di un'amministrazione che, se volete, non ammette degli errori. Nessuno in questa amministrazione, fino a questo punto, ha detto abbiamo fatto un errore o qualche errore. Quindi credo che il collega del CNN abbia ragione, il professore della Johns Hopkins University. Possiamo dire che l'amministrazione ha ammesso degli errori? No, questa è un'amministrazione che ha fatto una strategia per evitare il terrore, e gli Stati Uniti vedono tanti avversari, e in questo caso loro vanno contro questi avversari. Il Presidente forse dovrebbe pensare la stessa cosa, ma questa parola fiasco, appunto, è stata utilizzata magari da Zapatero, ma non è la parola utilizzata da Bush quando pensa e ripensa a ciò che è successo e sta succedendo in Iraq. Forse purtroppo, sottolineo purtroppo, ma è la realtà. La realtà è che il Presidente crede in questa guerra e la rifarebbe. La rifarebbe, le dice. Io credo che il Presidente, anche se fosse convinto di aver commesso degli errori, non potrebbe dichiararli in pubblico pochi mesi prima delle elezioni del novembre di quest'anno, vero Vittorio Parsi? Sei l'ultimo a cui faccio la domanda e poi, ahimè, dobbiamo tornare alle questioni italiane. Anch'io penso che la rifarebbe, perché mi pare che la stessa amministrazione farebbe le stesse scelte per gli stessi motivi. L'amministrazione ritiene che questa guerra sia la premessa per la democratizzazione dell'Iraq, non che dovrebbe cambiare idea su questo perché la guerra, il post-guerra è più lungo. La tua domanda forse potrebbe avere una risposta diversa se ci chiedessimo a che punto della decisione. Di sicuro, dopo essere andato in Consiglio di Sicurezza, sarebbe andato in guerra a quel punto. Forse, se tu fai la stessa domanda riferita a 3-4 mesi prima che la decisione fosse resa pubblica, quando aveva ancora un margine di manovra per cercare una strategia diversa, forse farebbe una cosa diversa. Questa, se posso dichiararmi anch'io, che ho sbagliato previsione l'ultima volta, quindi la mia credibilità è decisamente scesa, ma anch'io mi colloco tra te e il generale Jean nell'immaginare che con il senno di poi forse si sarebbero scelte altre priorità nell'affrontare la lotta contro il terrorismo. Il primo, diciamo, commento ufficiale che viene dal segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan, me l'hanno portato adesso nell'anniversario, è negativo sul bilancio, perché Kofi Annan ricorda che un anno fa in Iraq il terrorismo non c'era e la situazione oggi è più difficile e pericolosa. Gli iracheni hanno paura di uscire di casa e questo non lo possiamo definire un progresso. Questo è Kofi Annan in questo momento, poco fa. Ma io, salutando
Angelo Panebianco, che è tornato a trovarci dopo aver scritto un articolo sul Corriere della Sera sullo spirito di Monaco di questa Europa 2004, e quindi avremo di che parlarne stasera. Salutando Massimo Toschi, col quale di solito c'è la pantomima che io dico consigliere di Prodi, lui precisa sempre no, parlo a nome mio, ed è giusto che sia così, e rappresenta però in qualche modo anche l'esperienza del tavolo della pace e quindi della grandissima manifestazione di oggi a Roma. Salutando Antonella Caruso, che è la nostra più stimata e ammirata esperta di Islam, e ancora Younis Taufik, il nostro amico iracheno, che è tornato a trovarci prima ancora del viaggio a casa, che presto arriverà. E insomma, salutando anche gli altri ospiti che coinvolgeremo, vado dritto da Marina Sereni a Roma. Marina Sereni è responsabile esteri dei DS, e oggi però più che coinvolgerla per le sue valutazioni di esperta, la chiamo quasi come testimona di un episodio di cronaca, perché eri insieme a Piero Fassino davanti alla sede di Via Nazionale questo pomeriggio, quando avete cercato di entrare nel corteo. Cos'è successo? Sì, buonasera, mi sentite? Benissimo. Sì, ma intanto noi non eravamo davanti alla sede dei DS, c'è stato forse un fraintendimento. Abbiamo partecipato alla manifestazione, io sono stata in piazza da mezzogiorno fino a poche ore fa, e la manifestazione era davvero grandissima, straordinaria, bella, molto colorata, molto, con molta musica, con moltissimi giovani della sinistra giovanile, di tante altre organizzazioni. Se devo dire, ci sono quattro punti sui quali quella grande manifestazione aveva una fortissima unità. Io li voglio dire, perché altrimenti di questa giornata rischiamo di ricordare solo degli aspetti che sono invece negativi. Quella grande manifestazione aveva il no alla guerra preventiva, e un giudizio unitario, totalmente unitario, su questo dopoguerra, cioè la difficoltà di uscire da una situazione di occupazione e la necessità invece di cambiare pagina, svoltare in Iraq per costruire davvero sicurezza e democrazia. E poi nella manifestazione c'era un netto rifiuto del terrorismo e l'idea che la lotta al terrorismo sia indispensabile, sia necessaria, ma non sia la guerra lo strumento adatto. Questo mi sembra il sentimento che accomunava quella folla enorme, colorata, articolata, molto diversificata. Poi c'è stato un episodio molto sgradevole, che per la verità non ha coinvolto il nostro segretario. Noi abbiamo partecipato con tanti militanti di esse, non erano tutti nello stesso posto, abbiamo partecipato alla manifestazione anche con il nostro segretario, siamo stati a lungo fermi perché la manifestazione era molto grande, e quindi siamo stati a lungo fermi prima che il corteo potesse sfilare, potessimo anche noi sfilare in questo corteo. Senti Marina, leggo dal comunicato della sinistra giovanile legata al vostro partito. Esatto. Alcune decine di persone con il volto coperto e con slogan inaccettabili hanno aggredito premeditatamente il nostro spezzone, lanciando uova, bottiglie di vetro, lattine, aste di legno e oggetti contundenti altezza d'uomo. Due persone sono rimaste ferite, mentre la stragrande maggioranza dei militanti della sinistra giovanile rispondeva alzando le mani in segno di non violenza, proprio come facevano i manifestanti a Genova nel luglio del 2001. Esattamente, è proprio così. Questo episodio è successo dopo, per la verità, che io e altri esponenti, compreso il segretario, ci eravamo allontanati dal corteo. Un pezzo del corteo, con molti ragazzi della sinistra giovanile, anche però molti militanti anziani, donne di tutte le età, sono stati aggrediti, letteralmente aggrediti, da una cinquantina di persone, alcune delle quali con il volto coperto. È stata una vera e propria aggressione, come dire, squadrista, ecco, tesa a cacciare un pezzo dal corteo. Tu dici col volto coperto, e può darsi senz'altro che lo fosse, ma fatto sta che la cosa è firmata, nel senso che il portavoce dei disobbedienti di Roma si è detto felice di quanto accaduto, ha detto che è stato un bene, sì,
che dal corteo venissero espulsi, che non potessero parteciparvi i leader politici che in Parlamento hanno assunto le posizioni che avete voi assunto. Sì, voi però, è chiaro che... Sì, dimmi. Nel comunicato di protesta della segreteria dei DS, voi però fate riferimento anche a esponenti eletti nelle file dell'Ulivo che avrebbero in qualche modo incoraggiato o comunque stimolato è la parola che usate, con messaggi e parole irresponsabili, azioni così sciagurate. E chi sarebbero costoro? Come mai? Guarda, naturalmente i responsabili dell'aggressione sono persone fisiche e a loro imputiamo la gravità di questi fatti. Non possiamo nasconderci che nelle settimane passate, in particolar modo a partire dalle discussioni che abbiamo fatto in Parlamento sul rifinanziamento delle missioni militari all'estero, ci siano state nel centrosinistra e in alcuni esponenti di eletti sotto il simbolo dell'Ulivo dei toni che noi abbiamo sempre giudicato eccessivi. Noi abbiamo detto insieme no alla guerra, abbiamo detto insieme no a questa missione in Iraq e abbiamo tutti chiesto una svolta sul dopoguerra, e tuttavia siamo riusciti ad avere invece dei toni molto aspri, eccessivamente aspri, che noi abbiamo considerato influenzati dall'avvicinarsi della scadenza elettorale, lo dico molto, molto chiaramente. Fermati un attimo, Marina. Sì. Fermati un attimo, perché credo che abbiamo al telefono una persona alla quale io mi sento personalmente legato da anni, alla quale voglio bene, che si chiama Luigi Ciotti. Mi senti, Luigi? Buonasera a tutti, ciao. Ciao. A Luigi Ciotti, da torinese a torinese mi verrebbe da dire, e anche Piero Fassino lo è, e credo che tu lo conosca da una vita e tu possa dare un giudizio personale poi anche su Piero Fassino, voglio dire... con la nostra franchezza che io sono arrabbiato personalmente, perché sono arrabbiato che la manifestazione di oggi riveli come in tempi di terrorismo, in tempi di guerra, come in un formicaio si finisca per essere selvaggi anche al proprio interno troppo spesso. Non pensi che questa sia una macchia? Che cosa diresti stasera a Piero Fassino se lo incontrassi? Beh, l'abbraccerei come l'ho sempre fatto, una persona che ho sempre stimato, un grande lavoratore, una persona di una serietà nella ricerca della documentazione, misura sempre le parole, ha una grande passione politica ed è veramente un grande uomo politico. Io sono dispiaciuto, ma sinceramente dispiaciuto, con me credo veramente le persone vere, le persone oneste, che in una giornata in cui doveva essere un momento di festa, ma anche di riflessione, nella continuità di quello che era stato l'anno scorso, un momento anche di richiamo alla coerenza, si è avvenuto tutto questo. Dobbiamo prendere distanze da chi commette queste violenze, perché la violenza da qualunque parte arrivi e sotto qualunque forma non si fa assolutamente sconto. Secondo, la pace voi me lo insegnate tutti, è spesso è un processo anche faticoso, denso di contraddizioni, che va pazientemente ma tenacemente costruito insieme. Quindi ci possono essere anche opinioni diverse, noi le abbiamo manifestate, sempre con grande rispetto per le persone, perché nessuno di noi può avere la presunzione di avere delle ricette in tasca, delle facili formulette. Abbiamo opinioni diverse, con questo rispetto, con questa voglia di verifica, ecco, bisogna lavorare e costruire insieme. Luigi Ciotti, io ho tra le mani una lettera che tu hai firmato insieme a Alex Zanotelli e a Gino Strada il 13 di febbraio di quest'anno. La richiesta del Movimento per la Pace è inequivocabile, scrivevate. Ritiro delle truppe italiane dall'Iraq subito. Chi non è portatore di questa richiesta non appartiene al Movimento per la Pace. E aggiungevate che le forze politiche, in ciascuna di esse i parlamentari che rifiuteranno queste richieste, non dovranno mai più contare sul voto di chi si sente
avete tradito sui temi decisivi della pace, della fedeltà alla Costituzione, dei diritti umani, del diritto internazionale. Io sinceramente non riconosco la tua scrittura, la tua calligrafia, perché tu di voto non te ne è mai importato niente, non hai mai fatto calcoli di tipo elettorale, ma non temi che questo linguaggio di scomunica possa essere stato un errore dopo quello che è successo oggi? Beh, si sono cercati poi dei momenti di confronto, di ascolto, di scambio, di verifica, di momenti molto costruttivi. Ognuno poi nella sua coscienza farà le sue scelte. Certamente dobbiamo tutti a volte fare dei passi indietro nella chiarezza, nella determinazione, per farne poi due in avanti insieme. Certamente bisogna prendere distanze da questi gruppetti, e io credo che i momenti di incontro che si sono svolti in questi giorni viaggiano proprio su un sentiero di positività. Questo non vuol dire che siamo d'accordo su alcune cose, l'abbiamo sempre manifestato, io credo che dobbiamo anche avere una chiarezza nei nostri linguaggi, ma mai di violenza, sempre di grande rispetto, perché certe cose quando tutti i giorni ti misuri con la sofferenza, con la morte, con i problemi, ecco, vedi questa fatica, la gridi in un certo modo, non a caso Gino Strada che si confronta in quei territori con molte situazioni difficili, così Alex Zanotelli, nel mio piccolo, anche noi in una certa quotidianità, c'è una voglia di chiarezza, determinazione, a volte siamo stanchi un po' di sì, forse, ma questo non è mai venuto meno, per quello che mi riguarda almeno, di grande rispetto, di grande vicinanza, di grande ascolto, di voglia di costruire. Luigi, te lo devo chiedere per forza, Gino Strada l'hai citato tu, e sappiamo il lavoro che fa con Emergency, e quello conta più di tutti, ma pochi giorni fa Bologna ha qualificato i parlamentari, i leader, diciamo, dell'Ulivo, della lista Prodi, che hanno fatto le scelte che hanno fatto in Parlamento, come delinquenti politici. Questo epiteto tu lo adopereresti mai? Beh, non mi appartiene, io ho fatto anche molta fatica in quelle giornate. Ho scritto un articolo su un quotidiano proprio per affermare il manifesto, vero? Sì, per affermare lì, me l'hanno chiesto, l'ho fatto molto volentieri, quello che ho detto prima, che questo processo di pace è fatto di fatica, di contraddizioni, ma che dobbiamo costruirlo veramente insieme. Io credo che una vocale ci possa aiutare, una piccola congiunzione, la vocale E, che vuol dire che solo lavorando insieme, nella chiarezza, anche nelle diversità, si può guardare avanti. La pace ha bisogno di questo. Forse Massimo Toschi vuole dirti qualcosa. Ma io, rispetto alle cose di oggi, tanto saluto sia Don Luigi che Marina, mi è venuto di pensare ai giorni di Firenze, dove la grande manifestazione fiorentina, che non registrò episodio alcuno di violenza nonostante un clima pesantissimo, fu l'effetto e questo risultato di un grande lavoro politico. Io ho l'impressione che forse in queste settimane si è pensato a cogliere più ciò che ci divide che non ciò che ci unisce. Ed invece, a mio giudizio, per la prima volta, certamente questo non riguardava l'Afghanistan, certamente questo non riguardava il Kosovo, per la prima volta nel centro-sinistra e nel movimento della pace c'è stato un giudizio univoco sulla guerra e su quello che la guerra ha significato. Io credo anche che bisogna dire che nel movimento della pace di fatto ci sono delle scorie che non appartengono al movimento della pace. È chiaro che chi ha fatto le azioni di oggi, chi usa un linguaggio violento, chi ha comportamenti violenti, non appartiene al movimento della pace, perché il movimento della pace non riguarda il linguaggio solo violento. Massimo, però scappa a volte anche ai leader, E vabbè, però io credo che è un costume che dobbiamo imparare tutti, nessuno ha la ricetta in tasca, ma è un metodo, è uno stile che significa anche un linguaggio, perché poi le parole diventano pesanti e le parole in fondo creano poi situazioni ingombranti. Su questo io credo che il Movimento per la Pace, che in questo giorno, dopo un anno, ha mostrato una grande forza, una grande cultura, credo che debba imparare anche uno stile, un metodo nel dialogo all'interno e nel dialogo con la società che metta davvero al bando la violenza. Questo è il punto. Io prima di chiudere questo capitolo però ho un paradosso da proporre al politologo, cioè a Angelo Panebianco, perché statisticamente
mettiamo che appunto i manifestanti oggi a Roma fossero 1 milione, ma adesso non mi importa la cifra, di quella grande massa di cittadini è ragionevole pensare, non so cosa ne pensi tu, che all'incirca una buona metà avrà votato per il partito di Piero Fassino, o poco meno, è no? Possibile, certo. Che siamo è plausibile, lì. Certo. È plausibile, no? Una manifestazione la quale metà dei partecipanti ha votato per quel partito o per la lista Prodi adesso, certo. Alla quale però trova difficoltà a partecipare il leader di quel partito stesso. Io credo che questo dipenda dal fatto che la piattaforma del movimento e le posizioni della lista Prodi non erano in sintonia su un punto fondamentale. La lista Prodi ovviamente vuole fare politica. Fare politica significa usare i se e i ma, perché questo è proprio della politica. La piattaforma del movimento, su cui non do nessuna valutazione, era invece totalmente orientata in modo diverso. Ora, a quel punto, le ragioni della politica e le ragioni del movimento si sono trovate in rotta di collisione, anche se poi moltissimi partecipanti in realtà sono probabilmente o quasi sicuramente elettori del... Guarda che a Firenze, quando si è fatta la grande manifestazione di Firenze, venivamo dopo i fatti di Genova, eccetera, eccetera, quindi c'era una grande diversità tra importanti pezzi del movimento e la linea che poi, certo, è maturata e cresciuta. Io credo che è mancato proprio un lavoro politico da parte di chi ha organizzato questa manifestazione. Ma scusami Massimo, qua io prima Luigi c'è ancora perché sì, so che ci deve lasciare. Qui c'è un punto decisivo però che riguarda quella lettera che prima vi ho letto, firmata, sì, da Gino Strada, Luigi Ciotti e Alex Zanotelli, dove si diceva chi in Parlamento farà delle scelte di voto di un certo tipo, in questo caso la non partecipazione al voto sul rinnovo di tutte le missioni militari nel loro insieme, ricordiamolo, non farà più parte del Movimento per la Pace. Questo l'avete scritto, Luigi, se non sbaglio. Sì, questo l'avete scritto, poi IDS hanno voluto esserci lo stesso, e anche la Margherita e anche gli altri. Sentiamo Luigi che sì, poi sì, ci lascia. Poi. Cioè, lo riscriveresti? C'è stato un cammino nel quale ci si è confrontati, ci si è ascoltati, sono dette le cose che si pensavano, mi pare che questo sia il modo per poter costruire della chiarezza. Quindi quella posizione del 13 febbraio oggi non verrebbe più scritta in quella maniera drastica? No, talmente chiaro. Chiedere una coerenza, chiedere un confronto, chiedere... Io credo che anche la politica non può fare forse sì e ma, perché credo che sia paradossale dire che la politica è obbligata a fare dei sì e dei ma. Io credo però che ci possono essere dei modi di costruire, di lavorare insieme. Chi lavora in certi contesti ha una sua fatica dentro, la manifesta come capace, però sempre rispetto alle persone, guai se scappa di mano questo. Luigi, io sento come il dovere, proprio per il rapporto che ci lega, di dirtelo anche in pubblico, che su quella lettera non ero d'accordo e che credo che quello sia stato un errore che si è pagato oggi. Beh, non attribuirei quella lettera, attribuirei la coerenza del lavoro di tutte queste realtà che ci siamo messi insieme lavorando su lei, cercando di costruire, e credo che se una massa di persone oggi c'era e questo grande cartello di realtà, di mondi, contesti, percorsi diversi che si è lavorato, volendo stimolare anche la politica a essere più attenta, più coerente in un certo modo, non dimenticando anche le fatiche che ci sono dentro. Ripeto con grande rispetto nel caso di Fassino, una persona che io stimo e stimo moltissimo. Chiedo solo prima di chiudere questa parte della trasmissione a Marina Sereni se vuol dire qualcosa a Luigi Ciotti e poi la facciamo finita, come si suol dire. Sì, io penso che si possa tenere insieme la radicalità di un movimento che ha come punto di riferimento dei grandi valori e anche la necessità poi della politica di tradurre quei valori in soluzioni praticabili. Questo è l'assillo che deve guidare la politica, altrimenti la politica strumentalmente aderisce a delle parole d'ordine ma poi non è in grado di tradurle in fatti. Quella fatica a cui fa riferimento Don Ciotti ci accomuna, credo anch'io che bisogna però imparare ad avere dei toni diversi, altrimenti non si dà conto della fatica e si dà conto soltanto delle differenze e delle divisioni. Grazie. No, volevo dire una cosa, Dilla Luigi. Noi non siamo quelli che invochiamo solo la pace, ma abbiamo fatto sempre delle proposte concrete. In Iraq c'eravamo durante gli anni dell'embargo a lavorare in mezzo alla gente,
Abbiamo proposto in questo momento di essere disponibili come cooperazione internazionale di accompagnare quelle persone, quindi mobilitarci in un certo modo, di cercare nuove forme di mediazione non solo per la politica, nuove forme di presenza e di proposte, insomma. E quindi non mi pare che uno viaggi solo per aria, ma viaggia a più piedi anche per terra. Grazie. Assolutamente, sono d'accordo con Don Luigi, c'è una grande parte di questo movimento che si pone il problema di che cosa fare per aiutare gli iracheni. Devo dire però che c'è un'altra parte che invece di questo parla poco ed è poco interessata a questo. E beh, allora questo bisognerà tutti insieme cercare di fare in discutere, modo che tutti siamo i piedi per terra. Esattamente, no, scusate, e avere però insieme una Vittorio un Parsi vuole dirvi una cosa, sì, poi davvero solo, dobbiamo sì, pubblicità. Sinteticissima. A me sembra che il problema è vero, però scusatemi, non sia tra il movimento nella parte diciamo così più astratta idealista e la politica. Questa divisione, come diceva Giovanni Bianco, c'è, ma si ricompone quando si fa politica. Il problema vero che emerge, secondo me, e questo è il problema grosso, è che c'è divisione in chi macina politica dentro il movimento. Quello diceva Don Ciotti, è vero. All'interno del movimento e all'interno di chi lo sostiene ci sono posizioni politiche diversse, non posizioni valoriali diverse. E la sciagura è che ci sono anche le elezioni europee vicine. E molti leader di movimento scoprirete, sì, guarda un po' che coincidenza, che sono anche candidati. Questa avete già visto conferenza. Pancio esatto, Pardi, esatto. Vittorio Agnoletto, Giulietto Chiesa, vedrete tanti candidati che oggi sono leader della società civile e di colpo ve li troverete deputati europei. Ma questo fa parte della normale dialettica fra la politica e i movimenti, che sciaguratamente si drammatizza appunto in prossimità delle scadenze elettorali. Quella lettera era il massimo della pressione che appunto Ciotti, Strada e Zanotelli volevano fare sulle posizioni politiche in Parlamento prima che cominciasse, va anche contestualizzata, era un momento particolare, si stava per aprire la discussione, quindi non la prenderei come una specie di testo metafisico da applicare comunque sempre. Era anche un tentativo di grande pressione politica sui parlamentari per invitarli a prendere posizioni più nette. Credo anche che il movimento della pace pone oggi, ancora di più dopo la giornata di oggi, delle grandi domande di politica rispetto alle quali a volte la politica è davvero francamente in ritardo. Grazie, io devo andare in pubblicità, mando davvero un abbraccio a Luigi Ciotti, che ringrazio di essere stato con noi. E grazie quando... a voi, grazie. Ciao Luigi. Ciao. E, ricominciamo con gli esperti e con gli osservatori, ai quali chiedo scusa, ma la cronaca della politica anche un po' miserabile si imponeva. Tra pochi istanti, dopo la pubblicità, i pro e i contro di questo anno di guerra in Iraq. Bentornati all'Infedele, che si collega subito con New York, col professor Barber, dal quale volevo cominciare questo bilancio, ma so che aveva un'osservazione anche sulle faccende di casa nostra, sulle faccende del Movimento per la Pace. Yes, let me issue a challenge. Sì, in effetti sì, vorrei un attimino lanciare una sfida, se volete. Ero da voi in Italia solamente un mese fa e molti miei amici italiani mi hanno detto appunto che forse gli Stati Uniti sembrano molto, come dire, insulari, parrocchiali. E quindi parliamo sempre di noi, di noi stessi, dei nostri stati e non dei problemi del mondo. E questo parrocchialismo forse era veramente responsabile della guerra in Iraq. Ho ascoltato questi vostri e miei colleghi quella volta e poi anche il vostro studio e mi sembra veramente che questa discussione sia appunto così parrocchiale per quanto riguarda i dettagli del movimento italiano. La guerra è finita, noi siamo contro la guerra, io lo sono contro. Adesso siamo davanti a un terrore che continua, un terrorismo che viene portato avanti. Per quanto riguarda l'Iraq, il problema di Bush, non vuole forse, il problema non è il fatto di restare, ma magari andar via e poi portarsi dietro e lasciar lì anarchia, guerra civile, ancora più terrore e terrorismo. Il problema della Spagna, e forse non ne avete ancora parlato e lo farete, il problema è che il terrorismo adesso è veramente un grande terrorismo di Al-Qaeda, è un problema per la Spagna, è un problema anche per l'Italia. Il movimento di pace parla di guerra come se fossimo però ancora nel Vietnam. Ora, la guerra in Iraq è finita, l'occupazione è portata avanti, la sfida ora è di internazionalizzare l'occupazione o no, e come far funzionare la democrazia. La democrazia
Non c'è ancora, l'America è andata lì, non ci sarebbe dovuto andare, ma ripeto, la guerra è finita. E quindi dai suoi ospiti, dallo studio, mi sembra di capire un po' una sorta di preoccupazione nostalgica, tutti questi dettagli, quindi chi è d'accordo a sinistra, chi non è d'accordo dall'altra parte, chi è più puro, chi è meno puro. Beh, secondo me questo discorso forse non riguarda direttamente la sfida del terrorismo, che riguarda invece direttamente l'Europa, l'America e l'Iraq oggi. Bush ha fatto degli errori incredibili, ma questo ormai fa parte della storia. La sfida adesso è cosa fare in Iraq e con l'Iraq. Molti americani sono contro la guerra, una guerra appunto che non volevano, e sicuramente non vorranno magari che italiani e spagnoli ritireranno le truppe adesso, perché pensano che peggiorerà un po' il tutto. Come dicevo prima, Bush sta, diciamo, come dire, deamericanizzando il mondo, e quindi magari ritirerà lentamente le truppe, ma molte persone che rispettano gli iracheni pensano che ci vorranno più truppe per fornire maggiore sicurezza in Iraq, in modo tale che ci sia proprio questa transizione verso la democrazia, e dovremmo quindi fare riferimento, trattare con il terrorismo, far, come dire, muro contro il terrorismo. La interrompo, quindi, questo è un paradosso interessante. C'è il tempo, naturalmente, perché la mia voce arrivi oltreoceano. Mi sente? Sì, adesso mi sente. C'è un paradosso interessante nelle sue parole. Lei, lo dobbiamo dire ai nostri telespettatori, non soltanto è un democratico, ma è stato anche un consigliere di Howard Dean, quindi diciamo dell'ala più radicale e più esplicitamente critica nei confronti della scelta della guerra in Iraq, che però al vaglio delle primarie ha subito una sconfitta all'interno del Partito Democratico. La posizione di Kerry è decisamente più moderata, e quindi oggi un liberal come lei, Barber, si dice preoccupato del fatto che Bush possa avere troppa fretta nel ritirare i soldati dall'Iraq, lasciare magari una situazione non risolta perché ha esigenze di consenso elettorale. Sbaglio o questo è il suo stato d'animo? That's an excellent summary. Dunque, è veramente un, come dire, riassunto eccezionale, eccellente della storia politica degli ultimi sei mesi qui negli Stati Uniti, veramente. Ora, quali sono i pericoli che affrontiamo? Sì, lavoro con Kerry, anche se è vero, ho lavorato con Dean. Il senatore Kerry, anche lui ha una posizione particolare, cioè crede che il problema sia che non abbiamo appunto abbastanza truppe in Iraq per garantire effettivamente la sicurezza. E questo quindi forse permette, come dire, bloccherà la crescita, la nascita di un governo democratico in Iraq. Non si parla di guerra giusta o non giusta, la guerra è un errore, questa guerra è stata un errore, tutti sono d'accordo. Il fatto è che adesso abbiamo un'occupazione in corso, abbiamo una situazione di anarchia almeno potenziale, Al-Qaeda si è rafforzata internamente e esternamente e si è anche decentralizzata nelle sue operazioni con tante altre cellule per il mondo. Quindi quello che serve è trovare delle modalità di azione in modo tale che questo disastro, che in modo tale che possiamo, come dire, trasformare il fiasco, come avete detto voi, trasformarlo in un passo in avanti di successo, di riuscita nella guerra contro il terrorismo. Quindi questo ritiro americano, spagnolo, italiano, non penso che questo possa contribuire a questa riuscita. Tu, Alessio, non temi che la campagna elettorale statunitense possa avere un effetto negativo sulla ricomposizione dell'Iraq, che ci sia la gara a scappar via? No, anche perché credo che Bush l'ha detto, le truppe rimangono, chiede anche a chi le vuole tirare di lasciarle lì, quindi sicuramente lui non prenderà decisioni in quel senso lì, anche perché credo che ci sia ormai da parte di tutti quanti, che sia a destra che a sinistra, democratici o conservatori o anche qui in Italia, la maggior parte della gente deve capire che ritirare le truppe adesso dall'Iraq sarebbe un suicidio per quel paese lì, perché lasciare adesso l'Iraq in mano a persone che hanno già fatto vedere di cosa sono capaci quando fanno gli attentati, ma soprattutto anche a una popolazione che è stata abituata per 50 anni ad un dittatore, quindi una popolazione che non è abituata ad autogestirsi, e l'unica possibilità di sostituire questa popolazione sarebbero quelli che hanno poi un ruolo religioso, vedi gli sciiti, la stragrande maggioranza della popolazione in Iraq. Quindi dare semplicemente a loro la possibilità di autogestirsi e di governare sarebbe un gravissimo errore. Mi viene quasi di chiedere subito a Taufik
Se, come lo vedrebbe un Iraq nel cui governo avesse un peso importante e decisivo Sistani, l'ayatollah degli sciiti? No, sarebbe un disastro, il fallimento completo e totale di tutta Eppure la strategia. Di Sistani si dice che sia più moderato rispetto agli iraniani, ha una concezione più laica della separazione tra politica. Ma tutto sommato passare da una repubblica anche se dittatoriale a una repubblica autocratica come stile iraniano, anche se più moderata, vuol dire stabilire la sharia islamica come legge dello Stato, vuol dire... Ma la Costituzione votata all'unanimità dai membri del governo contestata il giorno dopo dallo stesso Sistani. Grandi manifestazioni degli stessi studenti di Università di Baghdad, grandi manifestazioni contro gli stessi... Su quella Costituzione tu ci metteresti la firma? No, assolutamente. Ah, non la trovi come molti la presentano... Un enorme passo in avanti per l'Iraq? Sì, ma mancano alcuni punti per quanto riguarda i diritti della donna, per quanto riguarda il diritto civile, per quanto riguarda il diritto al popolo curdo, anche se in qualche modo è stato garantito lo Stato curdo, manca la conservazione e la riservazione della laicità dello Stato. È una Costituzione che è stata creata un anno dopo l'inizio della guerra, insomma, non possiamo certo pretendere... Ma non si pretendere... può chiamare la Costituzione, perché quella è una carta di amministrazione dello Stato. Sarà una bozza sulla quale si potrà poi in futuro lavorare, ma parlando di successi e di fallimenti, sicuramente tra quei pochi successi che in questo momento si possono ricordare in Iraq, sicuramente il fatto che un anno dopo l'inizio della guerra ci sia già almeno un inizio di Costituzione, sì, seppur contestata. C'era una clausola, bastano tre province per mettere il veto alla viva la democrazia. È già grave questo. Generale, già voglio dire una cosa, perché poi voglio riassumere la soluzione che è stata trovata in una situazione abbastanza simile dal punto di vista etnico e religioso che è la situazione bosniaca. Il framework di Dayton riflette abbastanza e penso che abbia ispirato la Costituzione irachena. E la Costituzione, che non è una Costituzione, è una carta provvisoria che consentirà quantomeno di fare una legge elettorale e di fare delle elezioni, e poi i rappresentanti del popolo più legittimati saranno in condizioni di cambiare la Costituzione e spero che la cambino anche nel senso che lei auspica. Io volevo però dire una cosa circa il ritiro. Il ritiro non sarebbe un errore, sarebbe un crimine. Guardate, io ho esperienza di 4 anni di Bosnia. Adesso ritirarsi vuol dire far venire fuori dei massacri, eh? Anche se ahimè lei ha citato la Bosnia. Uno può sempre dire così: ritiriamo i carabinieri della Sicilia, facciamo una bella processione, una bella manifestazione, scompare la mafia. No, però, è un ragionamento del tutto simile. Il problema non è, secondo me, ritirare o non ritirare. Il problema è la politica. Le cose che ha detto Kofi Annan in quel breve dispaccio d'agenzia mostrano che la discussione ritirare o non ritirare in realtà nasconde un vuoto politico, perché non si sa poi in concreto quali sviluppi politici, istituzionali, culturali, civili dare all'Iraq. Questa è la vera questione. Su quelli posso essere d'accordo con lei. Questo è il punto, perché dopo un anno l'unica politica è tenere lì i soldati, mi pare veramente una situazione drammatica. Non sia vero, nel senso che non è solamente quello. C'è la Costituzione, ci sono le elezioni. No, se leggi il discorso di Kofi Annan al Parlamento giapponese, sì, in cui ringrazia il Giappone per aver inviato 1000 soldati in Iraq, a seconda delle circostanze uno deve anche tener conto un po' delle esigenze della politica e delle esigenze dell'audience. Due osservazioni. La prima, il processo, se ci sarà, come tutti ci auguriamo, credo, di democratizzazione dell'Iraq, è un processo necessariamente lungo. L'idea che un anno dopo si arriva e ci sono le elezioni, questa era francamente fantapolitica. Persino in paesi europei ci furono necessari alcuni anni prima di arrivare a elezioni politiche, cioè alla stabilizzazione della democrazia, in paesi europei che avevano già conosciuto esperienze democratiche. Quindi ci vogliono molti anni e, tra l'altro, questo dopo alcuni anni decideremo anche se è stato un insuccesso o un successo la guerra. Sarà a quel punto che lo sapremo. È ancora perché presto, in qualche modo sì. Se il processo di democratizzazione riesce, allora valuteremo con occhio molto diverso
anche le vicende di oggi. Seconda considerazione sulla Costituzione, io sulla questa carta provvisoria, meglio, attenzione a non cercare la perfezione, perché poi il meglio è nemico del bene. È chiaro che una carta costituzionale che deve passare attraverso accordi faticosissimi tra molti gruppi non potrà mai essere soddisfacente per nessun gruppo, tenuto conto che mi pare di capire, io non sono un esperto di Iraq, ma mi sembra di capire, lì il problema è si tratta di contemperare due principi, ed è questa la difficoltà. Uno è il principio democratico, evidentemente, ma secondo il principio della tutela delle minoranze. Se il principio democratico viene applicato integralmente, allora c'è una maggioranza che finisce per opprimere una minoranza. Allora conciliare questi due principi è molto complesso in termini di architettura, però non impossibile, purché non si voglia la perfezione, perché quella è molto difficile da raggiungere, mi sembra almeno. Io vi chiederei a questo punto di guardare insieme, diciamo a raffica, due servizi che abbiamo preparato, l'uno riassumendo i punti a favore, diciamo, che possiamo mettere in positivo nel bilancio di quest'anno, ed è questo primo che guardiamo subito di Francesco Esposito, e subito dopo vedremo invece le previsioni che si sono rivelate tragicamente sbagliate. Ma cominciamo sportivamente, visto che abbiamo intitolato al fiasco, dagli aspetti eventualmente positivi dell'anno trascorso. Francesco Esposito. Mr. Speaker, the President of the United States. Lo spot elettorale di Bush si concentra sui suoi successi, per questo dura soltanto pochi secondi. È la battuta del comico Jay Leno in onda sulla NBC. Ma George W. Bush non sembra aver voglia di ridere. E nel discorso sullo Stato dell'Unione dello scorso 21 gennaio ha passato in rassegna le sue ultime vittorie con quell'aria che i detrattori trovano da rude cowboy texano. La pista di Bush comincia sulle strade polverose dell'Iraq. Qui 45 dei 55 più importanti esponenti del regime iracheno sono stati uccisi o catturati, come due terzi dei dirigenti di Al-Qaeda. Lo stesso Saddam Hussein è stato stanato in una buca lo scorso 13 dicembre. E per riportare l'ordine nel paese, l'8 marzo è arrivata la firma della Costituzione. Il testo garantisce i diritti fondamentali della persona e prevede perfino una quota obbligatoria di donne, il 25%, per il futuro Parlamento iracheno. Una carta simbolica, almeno fino al prossimo 1 luglio, quando la Costituzione entrerà in vigore. La cattura di Saddam è suonata come un avvertimento per Muammar Gheddafi, che dopo aver visto il Rais dietro le sbarre, ha annunciato di rinunciare a tutti i programmi nucleari sviluppati negli ultimi 15 anni in Libia. Non è stata una vittoria della diplomazia, hanno chiosato i giornali conservatori americani, ma l'esito della minaccia credibile di impiegare la forza. Un altro bad guy costretto alla ragione è Kim Jong, che ha accettato i primi colloqui per congelare i programmi nucleari nordcoreani. Un'impresa impossibile perfino per Bush il texano, senza l'aiuto di Russia e Cina, che però hanno definito i progressi in Nord Corea modesti. George Bush sa anche mettere le pistole nella fondina quando occorre. Lo ha fatto per far ragionare India e Pakistan, alleati strategici nella lotta al terrorismo, che hanno rischiato di aprire una crisi nucleare sulle frontiere del Kashmir. Tra maggio e giugno prossimi, Vai Pai e Musharraf si incontreranno per i colloqui di pace. E nonostante un Pakistan sempre più ostile all'Occidente, dove il 65% della popolazione si dichiara pro Bin Laden, nonostante i ripetuti tentativi di assassinare Musharraf, oggi sono proprio i militari pakistani a stringere il cerchio intorno ad Al-Qaeda. La lunga cavalcata di George Bush si conclude in Iran, dove ancora aleggia lo spettro comeinista. Da Teheran, dopo la scoperta di strumenti per arricchire l'uranio, arrivano segnali di apertura. Il paese autorizza la ripresa delle ispezioni internazionali. Potrebbe essere l'ultima vittoria per la dottrina Bush. Ma come sarebbe oggi il mondo se gli Stati Uniti non avessero impiegato le proprie truppe dall'Afghanistan all'Iraq? Quanti attentati ci sono stati risparmiati dal rude cowboy texano? Vedete quanti sforzi facciamo per essere una plomb equilibrati. Sì. C'è un'ipotesi comunque, questa è un'ipotesi
da geopolitici, lo dico guardando chi lo fa di mestiere, che nonostante le tragedie, nonostante gli attentati, nonostante il sangue, tutto sommato questo anno sia stato un anno in cui sia cresciuta la stabilità nel mondo, appunto India, Pakistan, Libia, ma è un'ipotesi credibile? È cresciuto il terrorismo, però. È cresciuto il terrorismo. La guerra dell'Iraq ha aperto le porte dell'inferno. E infatti, riguardiamo. 6-7 attentati terribili in tutto il mondo. Non parliamo dell'Iraq. Sì, però, scusa, volevo anche dire. Sembra qua che il terrorismo sia cominciato l'11 settembre. Bisogna ricordarci che gli Stati Uniti sono stati vittime di diversi attentati terroristici prima dell'11 settembre. Il problema è il ritmo del suo incremento, hai perfettamente ragione. Ho capito, cioè, ci sono stati diversi attentati. Il problema attentati è il ritmo della crescita e anche la capacità. Noi abbiamo una cartina, eccola lì, che soltanto che avevamo usato la settimana scorsa. C'è più odio. Per spaventarci. E manca anche tutto il sud-est asiatico, ecco, da questa cartina. No, questa cartina l'abbiamo usata perché siamo un po' egoisti da italiani, per spaventarci da soli e far vedere come il cerchio intorno a noi sia impressionante, no? Questi sono nell'ultimo anno. Ma appunto, vogliamo vedere la stessa storia di questi stessi 365 giorni dal punto di vista di Anna Vullo, o sempre della redazione dell'Infedele, evidenziando invece gli aspetti negativi. Vediamo. Le informazioni raccolte non lasciano dubbi. L'Iraq possiede alcune delle armi più letali mai concepite. Parole di George W. Bush, 17 marzo 2003. È la miccia che accende la guerra, la prova schiacciante per giustificare l'offensiva contro Saddam. Tre giorni dopo, i primi Marines sbarcano in Iraq e però degli arsenali proibiti non c'è traccia. Bush dà la colpa all'intelligence, ma il vice segretario alla difesa, Paul Wolfowitz, si lascia scappare. Abbiamo puntato sulle armi di distruzione di massa per ragioni burocratiche. Era l'unico modo per mettere tutti d'accordo. Dettagli. Il regime è stato abbattuto. Gli Stati Uniti e i nostri alleati hanno prevalso, proclama Bush dalla porta aerei Lincoln il primo maggio. I Marines avanzano rassicurati dal credo del vicepresidente Dick Cheney. Sarete accolti da liberatori. Ma per molti iracheni si trasformano in occupanti da cacciare a colpi di agguati. In pochi mesi restano uccisi oltre 570 americani. Colui che delinea più nettamente la strategia delle alleanze è il consigliere del Pentagono Richard Perl. L'Iraq del dopoguerra non ha bisogno di alcuna legittimazione da parte delle Nazioni Unite, dichiara. Penso che perdoneremo il futuro governo iracheno se non vorrà ricevere Chirac o le società francesi. Ma dopo una terribile estate di attentati, tra cui quello contro le Nazioni Unite a Baghdad, che uccide l'inviato dell'ONU Sergio Vieira de Mello, il 23 settembre Bush si appella all'ONU e chiede aiuto in Iraq. L'ONU che intanto si ritirerà dal paese. Ma il sistema di alleanze dell'America era già saltato. In Germania, Schröder aveva rivinto le elezioni contro ogni previsione, grazie alla sua opposizione all'intervento in Iraq. La Francia di Chirac e la Russia di Putin avevano tenuto duro nel loro no, mentre la Spagna di Aznar verrà travolta proprio per il suo appoggio alla guerra. Quanto alla Turchia, dove resta forte la tensione al confine con il Kurdistan iracheno, non le è bastato negare il passaggio di truppe americane sul suo territorio per evitare gli attentati di Istanbul. La conquista di Baghdad servirà a costringere israeliani e palestinesi a trovare un accordo. Era stato uno degli obiettivi di americani e inglesi. Ma l'iniziativa diplomatica fallisce. Il leader prescelto, il moderato Abu Mazen, resta in carica meno di 5 mesi. Arafat si sottrae a ogni intesa e scommette sul caos. Il conflitto tra israeliani e palestinesi si inasprisce e la roadmap tramonta. Dall'intervento in Iraq è passato un anno. Siamo sicuri che ne valesse la pena? Eccoci qua, come vedete abbiamo ristabilito la par condicio. Con il dubbio, questo davvero lo dico guardando Antonella Caruso, con il dubbio del falso bersaglio. Nel libro di Barber all'inizio si parla del rapporto tra i neocon americani e i cosiddetti stati canaglia come del rapporto tra Don Chisciotte e i mulini a vento, cioè un inseguimento di un nemico che poi appare
invece altrove e si manifesta lontano dal luogo in cui si è andati a colpire. E questo è il vero dubbio, io credo, che noi abbiamo un anno dopo, che non si dovesse cominciare proprio da Baghdad. Innanzitutto non si è cominciato da Baghdad, perché infatti abbiamo ricordato il conflitto contro l'Afghanistan che non ha sollevato poi così tante levate di scudi presso la nostra società occidentale. Certo che no, è apparso molto diverso. Molto diverso, esattamente. Bisogna chiedersi anche i motivi per cui... Lì c'era un regime che rivendicava il proprio rapporto con Al-Qaeda. Innanzitutto non era un regime riconosciuto, era un regime in ogni caso che si era imposto su un conflitto terribile, civile, che era scoppiato dal 92 fino al 96, quando appunto si imposero i talibani. In più i talibani avevano chiesto tempo prima di poter comunque consegnare all'amministrazione americana il nemico ricercato, tempo che non gli si è dato. Inoltre gli americani non sono passati da nessuna risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite, sono comunque andati avanti. Ma malgrado questo noi non abbiamo mosso dito, perché comunque il regime dei talibani non abbiamo mosso dito, abbiamo partecipato, abbiamo i nostri soldati nel senso laggiù, noi appunto non abbiamo con il voto favorevole dell'Ulivo. Opinioni pubbliche, infatti non abbiamo mobilitato le nostre opinioni pubbliche, e ritengo perché appunto le nostre opinioni pubbliche fossero dirò di più, quei pacifisti dei tedeschi gestiscono loro in prima persona la situazione afghana. Esattamente, per cui l'Afghanistan dei talibani era comunque un Afghanistan orribile, perché in ogni caso appunto copriva le donne, perché in ogni caso implementava dei rigidi dettami della Sharia, e quindi di fatto era anche giusto tutto sommato che si levasse le tende, con le buone o con le cattive. Nei confronti dell'Iraq invece la posizione è particolarmente diversa. A me devo dire, insomma, mi fa molto riflettere anche l'espressione di Annan: non c'era prima il terrorismo. È una cosa che mi fa venire la pelle d'oca, sinceramente, perché allora mi chiedo, c'erano però i crimini. C'era allora, una feroce dittatura, ma c'erano i crimini, perché le fa venire la pelle? C'erano i crimini, nel senso che sì. Noi sappiamo comunque, le informazioni per tutti gli anni 90 erano che ci sono stati dei tentativi di colpo di Stato nei confronti di Saddam Hussein, sistematicamente sedati nel sangue. Poi c'erano stati anche molti massacri comunque nei confronti della popolazione sciita. E comunque nessuno di noi ha mai mobilitato le masse per poter evitare che i massacri comunque scusami, continuassero. Scusami, tu stai dandoci delle motivazioni etiche molto forti per l'intervento in Iraq, posso certo negarle. No. La domanda però era un'altra, era il punto da cui partire dovendo combattere Al-Qaeda? Non sono partiti da lì. E l'Iraq era una tappa. Secondo passaggio necessario? Era una tappa. No, però mi chiedo, per me la domanda questa è fondamentale, perché dovremmo porcela a tutti. È giusto morire per gli iracheni? Nel senso che gli iracheni morivano, e ne morivano tanti. Adesso siamo noi comunque a pagarne un po' anche il prezzo. Se questo era comunque il prezzo veramente legato a questa guerra. Gli atti terroristici non è vero che sono incrementati perché c'è stato il conflitto contro l'Iraq. Gli atti terroristici sono incrementati perché c'è stato il grande successo dell'11 settembre 2001, che ha segnato comunque l'apoteosi della capacità offensiva di Al-Qaeda nei confronti del grande nemico americano. Purtroppo hai ragione, c'è un avvocato americano, Dershowitz, che ci ricorda sempre, guardate che se il terrorismo si diffonde nel mondo è perché ha successo. Esattamente. Perché è una strategia purtroppo che si rivela efficace. E in più vorrei ricordare però anche i proclami di Al-Qaeda, che molti di noi dimentichiamo, ma basta rileggerli, quelli del 98. Lo stesso titolo del 98 comunque la dice lunga, ed è soltanto il 1998 quando si forma, o meglio, Bin Laden e Az-Zawahiri, l'uomo oggi si spera, insomma, comunque braccato dalle forze pakistane, fondano il Fronte Internazionale Islamico per la lotta contro gli ebrei e i crociati. E nel proclama comunque, a partire dal 98 fino a tutto il periodo, comunque la guerra principale contro gli Stati Uniti d'America, rei del più grande crimine dell'umanità, secondo infatti il fronte internazionale, che è quello infatti della nascita dello Stato di Israele. Io adesso devo mandare la pubblicità dichiarandomi un po' deluso dalla tua risposta, perché vabbè che non fai di mestiere quello che fa il generale Jean, cioè lo studioso di geopolitica in senso stretto, però la domanda vera è rimasta in evasa, cioè era il passaggio necessario quello per Baghdad, al di là della odiosità del regime iracheno? Perché in teoria uno potrebbe anche dire se la nostra priorità è dare l'esempio all'interno del mondo arabo che si può costruire un esperimento democratico laddove c'è dittatura, uno obietta, e perché non cominciamo dall'Egitto, dalla Giordania, dal Pakistan, che sono odiose? No, sto parlando dei paesi amici, no?
Perché non imponiamo la democrazia? Perché l'Iraq comunque era un paese in ogni caso che dal 91 in poi in ogni caso è sottoposto a sanzioni che non rispettava. Ha provocato più volte l'intervento armato americano, l'ultimo nel 98. Non era comunque sicuramente una minaccia per nessuno, né per la zona, né per gli Stati Uniti, né per l'Europa. Che c'entra l'Iraq con la guerra al terrorismo? Questo ancora non ho capito. Questa domanda non ho ancora avuto una risposta convincente. Poi il problema è se per combattere il terrorismo ci vuole la guerra, se la guerra è lo strumento per combattere il terrorismo. Io sono contento che gli iracheni sono più contenti, però la politica estera americana non è un'opera di beneficenza. Il suo scopo è di rendere più sicuri gli Stati Uniti e i suoi alleati. E io non ho ancora capito perché, in che modo siamo più sicuri adesso rispetto a prima. No, perché però comunque l'offensività di Saddam Hussein non era terminata, perché comunque continuava a minacciare gli Stati. Era contenuto e aveva subito una sconfitta schiacciata, controllavamo 2/3 del suo spazio aereo, non era in grado di muovere un dito contro nessuno. I presunti legami tra lui e Al-Qaeda sono balle, e lo sappiamo. Senta, John Harper, le chiedo un atto di cortesia nei confronti di Barber, perché tra 10 minuti finisce il collegamento. Dobbiamo andare prima alla pubblicità, la mandiamo dopo. Io ho un'ultima domanda a Barber che però necessita di essere illustrata con un servizio, quello di Anna Boiardi, perché il suo libro, così come tanti altri libri che stanno uscendo in questo momento, si interrogano anche sullo stato d'animo dell'America e sul destino dell'America. Dentro a questa guerra mondiale contro il terrorismo c'è chi addirittura così ipotizza un declino già in atto. Guardate che copertina ha il libro di Manuel Wallerstein, che è un marxista, non è un liberal, con la statua della libertà che piange e l'annuncio di un declino dell'America. Ma questa idea del declino... Cosa? Manuel Wallerstein lo scriveva già vent'anni fa. Il tuo ormai nostro amico Kapchan ipotizza qualcosa di simile, un declino. È lo stesso impero della paura, questo senso di potenza e impotenza descritto da Barber sembrano andare così a il tarlo di questo dubbio, no? Vediamo il servizio di Anna Boiardi e poi Barber ci risponderà, perché naturalmente ci sono anche altre scuole di pensiero. Salve Roma, vittoriosa! Forza, diciamoci la verità, tutta sporca, subito. Così aprono il dibattito i liberal radicali, così a un anno fanno i conti con l'Iraq e con se stessi e fanno domande epiche, quelle con la maiuscola. Chi siamo noi americani? Dove stiamo andando? Mettono in dubbio l'egemonia dell'America che sta producendo il suo declino, come ha scritto Immanuel Wallerstein. Le aquile sono precipitate. Tito crudele, e dimentico dei tuoi. Perché tolleri che i tuoi figli, insepolti ancora, vaghino sulle tremende sponde dello Stige? Le aquile sono convinte che il ruolo dell'America sia cresciuto, che la strategia di sicurezza nazionale dettata dai falchi Condi e Rammi abbia vinto. Strategia di guerra preventiva e democrazia esportata. Valori di un'America egemonica, Roma caput mundi. Falso, dicono i liberal. L'esibizione di potenza produce impotenza. Benjamin Barber, ex consigliere di Clinton, parla alle aquile. Intitola il suo libro L'impero della paura. Impero decadente, imbevuto nel mito dell'indipendenza. E sbatte in faccia un'altra verità. Da caduta degli dèi. Autunno e declino della Pax Americana. Ma come? Ingrati maoisti, femminucce liberal, ammorbanti cassandre, ciechi e snob, anti-americani e antipatriottici. Ann Lunghe Gambe Coulter, Ann Nutcase, la svitata, la chiamano loro, lei non ha mezzi termini. Balle, liberals, ce ne freghiamo di quello che dite voi, perché odiate i fondamentalismi ma poi non avete le palle per combatterli. E l'America l'applaude, bionda e scorretta. La ama o la odia, Lauriana Fallaci a stelle e strisce. Compra il suo libro, bestseller, ci pensa su e ascolta anche gli altri neocons, quelli che urlano meno ma pesano di più. Robert Kagan e Billy Crystal e Pearl dalle grandi occhiaie. C'è bisogno d'altro? Noi americani abbiamo mostrato al mondo la nostra vera natura. All'Europa critica ma immobile, incapace di comprendere, al mondo arabo dittatoriale e pericoloso.
il nostro vero volto, non petrolio ma democrazia, non impero ma leadership. E Bush, quale presidente ha mai rischiato così tanto per gli ideali della sua nazione? Responsabili degli attentati. L'11 settembre è stato progettato sotto Clinton. Ottimismo o pessimismo? Grandezza o decadenza? L'America ascolta i neocon. Oggi però li critica. Pearl il silurato, Rumsfeld che ha perso la pace in Iraq e rivaluta Colin quasi Colomba Powell. Che futuro ha l'America? E un dubbio come una crepa, un impercettibile scricchiolio nell'americanizzazione del mondo. Tramonto della certezza? Autunno del neocon pensiero? Imperialismo filantropico? Ecco Barber, abbiamo ragione a sostenere che i neocon, i teorici della guerra preventiva, del unilateralismo americano, oggi sono più deboli anche dentro all'amministrazione Bush, che anche dentro a quell'amministrazione stanno prevalendo altri punti di vista, il bisogno di riallacciare con l'Europa, per esempio. Dunque gli Stati Uniti non sono mai stati più forti, non c'è mai stata una nazione più forte, più potente, non c'è questo declino per quanto riguarda il livello di potere e potenza americana, ma c'è invece un declino per quanto riguarda la sovranità nazionale, il potere delle nazioni sovrane, anche quelle che sono così potenti o forse appena meno degli Stati Uniti, ebbene questo livello non è più quello che era 50-100 anni fa. Il problema è che viviamo in un mondo che è assolutamente basato sull'interdipendenza, non parlo più di indipendenza, ma di nazioni interdipendenti. E nessun paese, nessuna nazione, per quanto potente, è in grado di risolvere il problema dell'anarchia a livello globale, dei mercati globali, del terrorismo e terrore globale, e non può farlo da solo. Questo vuol dire che il problema non è l'indebolimento del livello di potere e potenza americana, ma la necessità del multilateralismo. Una vera e propria impossibilità di unilateralismo, la necessità da parte degli Stati Uniti di creare una sorta di partnership con l'Europa e anche con il resto del mondo per quanto riguarda la guerra contro il terrorismo. Ebbene, questo non perché l'America è debole o più debole, ma proprio perché il problema che affrontiamo adesso è un problema di interdipendenza. Quindi criminalità da un canto, crimini, attacchi, guerra, mercato globale, tecnologia, l'ambiente, il discorso dell'AIDS. Ebbene, tutti questi sono problematiche legate e basate sull'interdipendenza. Senta, indipendentemente Barber, da quanto si possa essere potenti, non possiamo risolvere il problema senza gli altri. Senta Barber, lei nella seconda parte del suo libro contrappone alla dottrina della guerra preventiva la dottrina della democrazia preventiva, ma praticamente, pensando anche all'Iraq, che cosa significa? Dunque sì, si parla proprio di democrazia preventiva. Quando se ne parla, si fa riferimento al... fare riferimento, ripeto, all'ambiente nel definire il terrorismo. Cosa vuol dire? Che il terrorismo non è semplicemente un fenomeno che cresce sulla base di così fondamentalismi, ma si basa sulle disuguaglianze globali, sulle anarchie globali, sulle disparità, le differenze fra il nord e il sud del mondo. Si basa sull'aggressivismo, sull'aggressività, tutto ciò che minaccia la cultura islamica. E questo genera una risposta, la risposta della jihad, la risposta del terrorismo. E ovviamente dobbiamo capire cosa succede, condannare, seguire, inseguire i terroristi e bloccarli. Ma cerchiamo di capire qual è il terrorismo che poi genera terrorismo. Questo è un discorso di multilateralismo che deve essere fatto con e dai partner degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti devono associarsi al resto del mondo. Gli Stati Uniti non possono comandare il resto del mondo. Grazie Barber, grazie di essere stato con noi e di aver introdotto così, secondo me, il tema più caldo della nostra serata, perché prima Massimo Toschi diceva ci vuole più politica nella presenza irachena, nella presenza internazionale in Iraq. Stare lì con i soldati e basta rischia semplicemente di produrre o un nuovo Vietnam, oppure vogliamo dirlo anche sgradevole, ma stasera dobbiamo ricordarci un nuovo Kosovo, perché i 35 morti delle ultime 48 ore vengono dopo una prolungata presenza militare nostra
5 anni. Devono essere anche molti di più se non ci fossero state quelle truppe della NATO adesso. Quindi, mi guardo bene dal dire che dovessero andarsene. Quello è già un forse un piccolo esempio di come appunto una presenza militare può in ogni caso arginare un problema che rimane, è rimasto. Noi si parla oggi del Kosovo, ma quello che è successo con Soska Mitrovic è successo diverse volte prima, in precedenza, cioè in questi ultimi 5 anni da quando non si parla più della Jugoslavia. Quello che è successo oggi o negli ultimi giorni a Soska Mitrovic succedeva a livelli diciamo più locali e anche meno percepibili, perché non ci sono stati 30 morti, ma i problemi di fondo sono rimasti. Quindi una presenza militare in quel caso lì ha evitato il peggio, quindi un totale sfacellamento della realtà. C'è una differenza che non possiamo dimenticare, e la differenza sta nel fatto che in Iraq in questo momento Al-Qaeda ha scelto l'Iraq come il terreno di confronto frontale con l'Occidente. Questa è una cosa che differenzia radicalmente il caso kosovaro. Quindi questo significa anche che è verissimo che probabilmente l'Occidente deve ripensare i tempi e i modi della sua presenza e anche un aumento della presenza della politica, ma questo significa anche che lo strumento militare è necessario. Ora e probabilmente ancora a lungo, fin quando il tentativo dei terroristi di usare l'Iraq per sconfiggere l'Occidente non viene battuto. Io però su questo ho un'obiezione fondamentale che vi faccio dopo aver sentito la rete Lilli. Sì. Una cosa, intanto la proposta che noi facciamo non è di togliere e non sostituire. Il concetto è che sicuramente le truppe occupanti sono viste peggio e sicuramente è più facile avere l'appoggio della popolazione di fronte a truppe occupanti rispetto a truppe intanto sotto l'ONU e in secondo luogo che siano possibilmente di paesi arabi moderati. Questo cambia moltissimo. Io credo che noi abbiamo sconfitto in Italia il terrorismo perché la gente non gli andava dietro. Prima di obiettargli, ascoltate un mio corollario alle affermazioni dell'amico della rete Lilliput, perché qui, adesso dovremmo andare in pubblicità, ma qui arriviamo ad aggredire con amicizia Angelo Panebianco. Ragazzi miei, non è indifferente la domanda che io continuo a riproporvi: è stato giusto o sbagliato cominciare dall'Iraq? Non è indifferente, perché è vero, oggi, tranne gli irresponsabili che inneggiano alla resistenza irachena, tranne gli irresponsabili che dicono affari loro, affari degli americani, a noi non ce ne importa nulla, diciamo le persone con la testa sulle spalle, tutte sono d'accordo nel farsi carico del problema. Non è che si possa restare indifferenti al futuro dell'Iraq, e questo ha implicazioni militari oltre che politiche, non c'è ombra di dubbio. Però cambia a seconda se è stato giusto o è stato sbagliato andarci. Vogliamo prendere l'esempio che polemicamente ha sollevato nei giorni scorsi Panebianco, quando sul Corriere della Sera ha parlato di Monaco 1938, quindi un'accusa sanguinosa. Lui ricordava un episodio vergognoso della politica britannica e francese, Chamberlain e Daladier, che vanno nel settembre del 38 a stringere un accordo con Hitler e Mussolini, che consentirà a Hitler poi di occupare la Cecoslovacchia e di fatto di scatenare la guerra, l'invasione della Polonia. Ma il passaggio tra Chamberlain e Churchill è stato necessario? Se riconosci che è stato un'infamia, un errore, Monaco, poi sì, cambi leader. Se Bush e Blair hanno sbagliato a andare a Baghdad, bisognerà evidenziare un salto, una differenza, un passaggio. Sono due cose diverse però. Intanto, scusa, la prima osservazione per evitare critiche su questo punto. Io ho usato un'analogia storica sapendo benissimo che la situazione storica è completamente diversa. Le analogie storiche le usiamo per capire l'ignoto a partire dal noto, da ciò che già sappiamo. Io mi riferivo esclusivamente a uno spirito, a un atteggiamento che a me pare esserci, quantomeno in Europa, probabilmente in Germania e forse anche in altri paesi, di arrendevolezza di fronte a una minaccia come quella che il terrorismo ci procura. A torto o ragione, questo io dicevo. Poi, certo, se risulta un gravissimo errore, o se così lo giudicheranno gli americani, l'intervento in Iraq, gli americani hanno lo strumento istituzionale principe, per la democrazia serve non c'è dubbio, non ci sono dubbi su questo. Però dobbiamo anche sapere che non è che il nuovo presidente
potrà disinteressarsi di quello che è successo, tenuto conto che tra l'altro il nuovo presidente comunque aveva anche votato a favore dell'intervento. Poi ha detto ne sono pentito perché mi avevano mentito sulle armi di distruzione di massa, però aveva votato a favore e sicuramente dovrà mantenere la sua presenza. Vedi Angelo, anche quello è un punto interessante, stasera l'abbiamo trattato poco, la bugia sulle armi di distruzione di massa sarebbe passata assolutamente in secondo piano se le cose fossero andate bene in Iraq, se da lì si fosse aperto il ciclo virtuoso, pace fra israeliani e palestinesi, sistemazione dell'area. Chi andava più a perdere tempo a ricordare a Blair e a Bush guardate che su quel punto avete mentito? Oggi la menzogna è invece indicata perché l'intervento non sta andando bene. Ma no, vi devo fermare perché ora andiamo in pubblicità ed è implacabile. Dopodiché su questo spirito di Monaco, questo argomento sanguinoso sollevato da Pane Bianco, voglio sentire voi, ma sentiremo anche due interventi d'eccezione in qualche modo, di persone che quel 38 lo sentono nella loro pelle, come Vittorio Foa, che era un detenuto politico nel 1938, e come Adam Michnik, il direttore della Gazzetta Wyborcza di Varsavia, che come polacco ne ha pagato le conseguenze. Tra pochi istanti dopo la pubblicità. Nessuno decentemente, con onestà intellettuale, potrebbe, che so, attribuire ad Aznar la colpa degli attentati subiti dal popolo spagnolo alla stazione di Madrid l'11 marzo scorso. Sarebbe una disonestà intellettuale terribile e per fortuna mi pare che nessuno lo abbia fatto. Ma forse, dico ad Angelo Panebianco con la stessa nettezza, nessuno può attribuire ad Al Qaeda la vittoria delle elezioni politiche di domenica scorsa, perché il popolo spagnolo prima ha manifestato contro il terrorismo, 11 milioni di persone li abbiamo ammirati, poi ha partecipato al voto in percentuali impressionanti, più 7% rispetto a 4 anni prima, e ha votato un partito democratico, il partito di Zapatero. E sì, allora perché chiama in causa l'appeasement, la rendevolezza, addirittura lo spirito di Monaco? Perché sulla Spagna bisogna però aggiungere una cosa: in Spagna per la prima volta è entrato improvvisamente nel processo democratico un nuovo partito. In Spagna, nella campagna elettorale, il terrorismo attraverso le bombe, cioè loro hanno scelto di partecipare al processo elettorale democratico. Cosa significa questo? Significa che gli attori politici, trovandosi in presenza di un nuovo partito che usa le bombe, hanno la necessità di capire che cosa lui deciderà, cioè che cosa penserà del suo intervento nel processo politico. Questo è un punto fondamentale, cioè non possiamo ignorare che Al-Qaeda ha ritenuto di avere ottenuto un successo in Spagna. Noi sappiamo che il processo democratico, poi gli spagnoli hanno liberamente scelto, naturalmente in una situazione anche qui, però vedo un po' una contraddizione. Adesso è chiaro che cedo la parola al direttore di Spagna Contemporanea Botti, ma noi abbiamo individuato anche la scorsa settimana un problema degli europei piuttosto di rimozione, gli europei che preferiscono far finta che non esista l'incubo di Bin Laden, di Al-Qaeda, che riguardi altri. Il motivo per cui ci eravamo confessati, molti di noi avevano sperato che fosse proprio l'ETA per poter dire noi i nostri treni pendolari ce li prendiamo tranquilli perché grazie al cielo non abbiamo i Paesi Baschi in perché casa. Perché così era stato dall'11 settembre fino a quel momento. Ecco, di fronte invece alla probabilità forte e forse all'evidenza che sono gli islamisti, non c'è più quella rimozione, c'è una scelta. C'è una scelta, per esempio la scelta, insisto, di considerare sbagliata la guerra in Iraq. Mi potrei dire, Pane Bianco, che sia stata, come ha detto anche Cacciari, quindi un critico della guerra in Iraq, inopportuna l'immediata dichiarazione di Zapatero. Questo lo penso senz'altro. Questo sinceramente lo penso anch'io, ma non è automaticamente arrendevolezza e tantomeno spirito di Monaco. Stasera Solana, che potrebbe diventare ministro degli esteri spagnolo, in una intervista a un giornale tedesco dice che non è affatto escluso che le truppe spagnole restino in Iraq, e per la verità non lo escludeva neppure quella dichiarazione.
Magari, però in Spagna... Sentiamo Scusa. Botti. Ah, va bene. Sentiamo Botti. No, io non credo che il voto spagnolo sia stato un voto emotivo, anzi, credo che sostenere questo significhi offendere. Beh, emotivo è stato. Ci mancherebbe un voto, che non lo fosse stato. Sì, ma non nel senso di un intervento, un voto, non nel senso della vittoria d'Al-Qaeda, perché poi questo è stato scritto. Io credo che se Aznar avesse assunto una posizione di prudenza, avesse detto non sappiamo cosa sta succedendo, potrebbero essere gli uni e gli altri, e all'emergere dei primi indizi avesse detto gli indizi portano nella direzione di Al-Qaeda, ci sarebbe stata un'unità degli spagnoli attorno a una Spagna ferita, va bene, e il risultato elettorale sarebbe stato probabilmente diverso. A riprova di quello che lei dice, è chiaro che con il seno c'è stata un'analisi molto interessante del voto fatta da Stefano Ceccanti, sì, il quale ha notato come Aznar abbia perso nelle regioni autonome, diciamo così, perché certo, è lì che si sono sentiti, come dire, offesi, certo, da questo automatismo. In Spagna c'era dal 2000 un patto, che in Spagna si chiama patto di Stato perché la parola nazione ha un altro significato che nel nostro, un patto che legava il Partito Socialista e il Partito Popolare a non utilizzare strumentalmente a fini elettorali il terrorismo. È esattamente quello che è successo, e gli elettori spagnoli maturi, di una società civile estremamente matura, hanno punito chi è venuto meno ai patti. Ma hanno punito la menzogna, Gad, hanno punito la menzogna. Il giorno prima degli attentati Aznar vinceva. Ma questo non ha niente a che fare con lo spirito di Monaco. La gente ha punito la menzogna di Aznar, non ha punito il fatto che Aznar ha mandato le truppe americane, le truppe spagnole in Iraq. Guardate, è interessante un sondaggio che è stato fatto nell'ottobre, il famoso sondaggio dell'Eurobarometro, in cui la Spagna è il paese con più alta percentuale contro la guerra, intorno all'80%, e il paese europeo che denuncia come pericolo più grande il terrorismo, per la percentuale del 70%. La scelta che hanno fatto di andare a votare, di scendere in piazza, la scelta della democrazia, è stata, a mio giudizio, non una scelta di arrendevolezza, ma l'unica scelta possibile è una scelta di grande coraggio, perché normalmente il meccanismo del terrore è proprio quello della paura, è proprio quello del, come dire, cioè, tu dici l'alta partecipazione al voto dimostra esattamente il coraggio, che dà un segnale politico per tutta l'Europa, che è il segnale che, come dire, di fronte al terrore si risponde con più democrazia, con più partecipazione, con più voto, è l'altro contrario. Io dico soltanto una cosa, facciamo finire Botti. Una considerazione aggiuntiva, nelle ore successive all'attentato non è solo cambiato l'orientamento di almeno 2 milioni di elettori spagnoli, è andato in crisi un uomo politico, Aznar, che non aveva malgovernato fino a quel momento, ma soprattutto è andato in crisi un castello interpretativo, che è stata la risposta di Aznar all'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, in base al quale impianto interpretativo esisteva un unico terrorismo che andava dall'ETA a Bin Laden, passando per l'IRA e passando per tutte le manifestazioni di terrorismo. Ora, questa posizione è una posizione propagandistica che consentiva e ha consentito a Aznar di rigiocare la carta della Spagna nel consesso internazionale, di avvicinarsi ai grandi, perché questo è l'obiettivo della politica estera dei popolari, ma che in realtà si è dimostrato un'analisi assolutamente miope e strumentale, perché si è capito subito nelle ore successive che se fosse stato l'ETA l'attentato aveva un significato e avrebbe avuto determinate conseguenze, se invece era Al-Qaeda l'attentato aveva tutt'altro significato e tutt'altre conseguenze. Ecco, quindi no, ma non stava in piedi il castello però io non contesto questa analisi. Infatti, questa ricostruzione, io quello che sostengo è un'altra cosa. È una cosa diversa, che non è necessariamente infatti, in conflitto. Io credo che tu debba entrare in dialogo a questo punto con Vittorio Foa, perché è lui che, leggendo il tuo articolo, ha ritenuto addirittura un aggettivo pesante, se non ricordo male, comunque gravemente deviata la tua analisi rispetto a quel bisogno di politica e di democrazia che sarebbe emersa invece nell'atteggiamento degli europei. Verità. Sentiamo un attimo come quel 1938, quell'incontro di settembre a Monaco, viene ricordato dal detenuto politico Vittorio Foa. Monaco ha tributato entusiastiche accoglienze al duce dell'Italia fascista.
è giunto nella capitale nazionalsocialista per salvare la pace europea secondo giustizia. Io ero in prigione da più di 4 anni, ero nel carcere di Regina Coeli a Roma in condizioni di pesante sorveglianza e di pesante isolamento. La vita era molto difficile e poi proprio in quel periodo era cominciata la campagna razziale contro gli ebrei. Io sono ebreo e evidentemente a me non potevano fare niente di più, ero dentro una cella in fondo nel fondo di un carcere, ma i miei familiari, i miei amici erano perseguitati, i bambini erano cacciati dalle scuole senza niente, da un giorno all'altro, senza nemmeno che si dicesse ai compagni di scuola perché erano mandati via i bambini. Anche se davano dei giudizi molto severi verso chi aveva ceduto alla potenza di Monaco, non è mai cambiato nel fondo un elemento di estrema fiducia in qualcosa che non fosse la forza. La forza allora era Hitler, è vero, la politica era in qualche modo la libertà. Ecco, io mi sentivo in prigione perché cercavo la libertà, non perché cercavo la forza. Ecco, e se ho oggi la memoria del 38 mi ricorda qualcosa, mi ricorda proprio questo, che bisogna difendere i valori della politica nei confronti della forza. Io non penso che sia possibile che abbia qualche senso parlare di appeasement. Quello che oggi si chiede è un intervento più attivo contro il terrorismo, di non pensare che si possa cancellare il terrorismo facendogli la guerra. Si può anche fare la guerra per fermare la guerra, ma io dico tutti i tentativi devono essere fatti perché la politica affermi i suoi valori. Cosa vuol dire la politica? La politica vuol dire prima di tutto la ricerca della libertà, la convinzione, la persuasione, il convincere gli altri, l'opinione, la costruzione dell'opinione. Quindi tutti i giochi sull'appeasement e sul 38 sono dei giochi insensati, giochi della paura. Della paura di un vecchio, lo dico io che sono vecchio, io non riesco a capire la paura di questi vecchi che si aggrappano alle memorie hitleriane, non lo capisco. Emma Bonino ha lanciato questo appello non ad andarsene dall'Iraq, sì, ma ad andare tutti in Iraq. Beh, io trovo che è un simpatico gioco di parole, come simpatica la Bonino sempre, e allora la cosa si spiega. Se io chiedo che l'ONU vada in Iraq, io chiedo per l'appunto che tutti vadano in Iraq. No, io poi trovo così inutile mettersi a parlare del 38 e usarlo come una clave per battere degli avversari politici ed adesso su piccoli problemi. Questa è una cosa miserabile. Angelo Panebianco, ti sei fatto dare del vecchio da Vittorio Fuochi a più di 90 anni. Allora, che ringrazio. Allora sarò altrettanto cattivo. Dunque, prima di tutto deve essere chiaro che le analogie storiche non significano che il periodo storico è identico all'altro, prima di tutto. Le usiamo tutti e siamo obbligati a usarle, solo che ce le prendiamo con le analogie storiche che non ci piacciono. Punto chiuso. Punto. Secondo punto. L'Europa ha manifestato un atteggiamento di appeasement nei confronti del terrorismo fin da poco dopo l'11 settembre. Ha accettato, perché non poteva fare a meno di andare in Afghanistan, perché lì c'era una centrale chiara, ma dopodiché i governi europei hanno cercato di mandare segnali. Guardate che noi vogliamo essere lasciati in pace, cosa che Al-Qaeda ha fatto. Nella prima fase. La prima fase, il periodo che precede l'intervento in Iraq, è una fase in cui gli europei pensano, e una parte amplissima dell'opinione pubblica pensa, che il terrorismo sia una cosa che riguarda gli Stati Uniti e non gli europei. Noi europei siamo fuori da questa storia. Gli europei ci vengono tirati a forza con l'Iraq. Giusta o sbagliata che sia la scelta, questo naturalmente, come ho detto, non lo possiamo giudicare adesso, ma lo giudicheremo quando e se avremo visto gli effetti complessivi, gli effetti di lungo periodo dell'intervento in Iraq. Perché se l'intervento in Iraq, signori,
significasse un processo di democratizzazione alla fine, tra 4 anni, 5 anni, non ora, perché questo è assurdo, tra 4 o 5 anni, questo potrebbe avere degli effetti dimostrativi sull'area, con le conseguenze benefiche che tutti naturalmente ci auguriamo, ma che difficilmente possiamo avere adesso, e soprattutto nel momento in cui là è andata Al-Qaeda per l'obiezione per però sfidarci. Che ti ha fatto Foa era politica. Sì. Perché lui sostiene, lo riassumo a modo mio, sì, che la risposta europea al terrorismo di Al-Qaeda possa essere diversa da quella americana, che non sia automatico che gli europei intendano la lotta al terrorismo alla stessa maniera in cui l'hanno intesa gli americani. Benissimo. Questo mi sembra il punto. Sì, d'accordo, questo è il punto, però il punto e non è mi sembra anche una bestemmia. No, però il problema è anche quando si dice la forza, cioè l'uso della forza, quindi l'uso della guerra, viene escluso sempre e comunque. Non ha detto questo. No, questo non lo dice lui. Non lo dice, non lo dice lui. È l'uomo della resistenza. Certo, ma questo lo dicono. Sì. Ha detto può essere necessaria la guerra contro la guerra. Certo, questo non lo dice lui, ma questo lo dicono coloro a cui pensavo io quando ho evocato Monaco. Tutti coloro a cui ho pensato io. Erano loro che a cui pensavo quando evocavo quel termine, parlavo di spirito di Monaco. Perché lo strumento della forza... Perché è la mia posizione personale. Sì. Io sono d'accordo con te quando tu ci dici una cosa sgradevole, che è brutto sentirsi dire, ma è vera, io credo, e su quella tu hai ragione, cioè che l'Europa ha cercato di far finta di niente. Questo io credo che sarebbe disonesto intellettualmente contestartelo. Ma sono altrettanto convinto che la diversità europea nella risposta al terrorismo, la capacità europea di intessere dialogo, la capacità europea di giocare sulla sponda mediterranea e non di riferirsi, come ha detto Foa, io credo che sia molto bella quella sua espressione, illudersi che la forza risolva. Gli americani questo hanno fatto, sì. Si sono illusi che la supremazia militare risolvesse e invece vediamo che non è così. Il problema che ci abbiamo dinanzi oggi è come si combatte il terrorismo. Questa è la questione. La guerra, questa guerra, serve a combattere il terrorismo? A me pare di no, questo è il punto. È chiaro che bisogna trovare altre strategie e altri strumenti per combattere più efficacemente il terrorismo, perché il terrorismo è la questione, come dire, all'ordine del giorno. Questa guerra, prodotta da una menzogna, perché sulle armi di distruzione di massa è ormai chiaramente una menzogna, questo non ce lo possiamo dimenticare, ha prodotto 15.000 morti, quindi 5 volte le due torri, questi erano i dati del Sole 24 Ore ieri, voglio dire... Però ha battuto un dittatore. Ma allora se si parte dall'idea che si fa... Allora il problema non è il terrorismo, allora è fare la guerra per esportare la democrazia, e io penso che di nuovo la democrazia... Ma la questione è quali sono gli strumenti per fare una politica efficace contro il terrorismo. Poi la pubblicità. Cioè, l'ha detto Kofi Annan che la guerra è servita. Le due righe che oggi Kofi Annan, come segretario dell'organizzazione che è stata presa a Ceffoni un anno fa, ci dicono che cosa? Ah, la guerra è sbagliata perché io rappresento l'organizzazione che non voleva farla e voi l'avete fatta. È evidente che lui dice questo. Però gli scappa una cosa, di un cinismo secondo me raccapricciante, per essendo segretario generale dell'ONU. Dice, in Iraq non c'era il terrorismo, c'era il terrorismo di Stato invece, e lui dovrebbe saperlo. Ma adesso c'è il terrorismo, benissimo. Allora ce l'ha detto, se adesso c'è terrorismo e lo stiamo combattendo, allora la guerra in Iraq è servita per portare lì i terroristi e poterli distruggere. Vabbè, questa no, sì, è una teoria. No, vorrei però intervenire un attimo perché non mi avevi dato prima tempo per intervenire. Bisogna capire che cosa significa terrorismo. Se il terrorismo ovviamente delle bombe che esplodono a Madrid, oppure se il terrorismo che Saddam Hussein comunque vivacemente, in ogni caso, è robustiva, inviando $25.000 ad ogni famiglia di martire in Palestina, oppure comunque anche sulle armi di distruzione di massa. Mi chiedo infatti, lui appunto mostrava questo terribile libro, La guerra era in Iraq, nella quale comunque le armi di distruzione di massa furono utilizzate. Le armi chimiche furono utilizzate. No, il generale Jean, e poi davvero la pubblicità, dopo arriviamo. Prometto che arriviamo. Io volevo fare due notazioni. La prima è questa qua, che contrapporre politiche guerra o pace e guerra, a mio avviso è un errore proprio semantico, logico. E nessuno fa la guerra per la guerra, ma per la pace che segue la guerra. Sia pace che guerra obbediscono a delle valutazioni politiche, quindi quando non si può dire così, sostituiamo la politica alla guerra, bisogna dire cambiamo politica, allora su questo qui posso essere d'accordo.
nell'ambito della politica c'è un elemento di forza, ci saranno i carabinieri, ci saranno l'esercito, ci sarà quello che ci sarà, e c'è un elemento invece di costruzione, ci sarà il piano Marshall, ci sarà le organizzazioni non governative, ci sarà l'ONU, agenzia umanitaria per eccellenza. Questo qui è la prima. La seconda cosa, io sono persuaso che la più grossa menzogna che venga detta è che la guerra è stata basata su bugie. E evidentemente bisogna mettersi al livello di conoscenze che c'erano nel momento in cui la guerra è stata decisa, diciamo così ottobre-novembre del 2002. Vi invito a leggere una fonte che penso sia ineccepibile, perché De Villepin è il ministro degli esteri francese, che su Le Monde scrive un articolo dicendo: sì, Saddam è un pericolo non solamente regionale ma globale, sì, i tedeschi hanno torto di dire così che fra 3 anni avranno le armi nucleari, però ha un arsenale chimico e biologico impressionante. Ultima considerazione, va bene, non l'hanno trovato, ma senta una cosa, lì qui si parla di menzogne o di errori, una cosa completamente differente, penso. Allora, il problema è questo qui, nella storia, quando uno ha creato delle menzogne per fare guerra, generalmente è andato fino alla fine. Cioè ha creato anche le prove che le sue menzogne erano vere. Non è possibile pensare che gli americani siano così ingenui o così stupidi da non averlo fatto, perché è niente. Portare 500 kg di VX, cioè portare 500 kg di prite, metterle nel deserto e poi trovarle, non l'hanno fatto. Perché? Perché erano persuasi che ci fosse. Per cui è una bugia, è una menzogna, è fuorviante, è fuori da ogni realtà affermare che la guerra è stata fondata su bugie. Io infatti ho già detto poi si sono ingannati, ma questo mi disturba. Vabbè, quanto si sono ingannati tutti. Hanno manipolato la realtà. Chi ha manipolato? I dati scadenti. E non persuasi che ci fossero. Sì, questo non è per niente rassicurante che un'amministrazione è in grado di fare una guerra su base dopo di essersi ingannato e dopo aver ingannato il pubblico. No, ma questo è io in questo senso punto, mi disturba. Devo davvero fermarvi perché la pubblicità è rigorosa e vorrei che però ci accompagnasse in pubblicità come forma di parziale risarcimento a Pane Bianco per le parole severe che gli abbiamo inflitto tramite Vittorio Foa, ascoltando un altro intellettuale molto prestigioso, più giovane ma molto prestigioso, perché è stato uno dei leader dell'opposizione anticomunista in Polonia e oggi è uno appunto degli intellettuali della generazione del 68 che sulla guerra in Iraq ha preso una posizione diversa per esempio dal suo fraterno amico Cohn-Bendit. Sto parlando di Adam Michnik, al quale pure abbiamo chiesto di riflettere sullo spirito del 38. Ascoltiamo l'intervista di Fabio Anibaldi e subito dopo andiamo in pubblicità. Adam Michnik, un anno fa lei si è pronunciato decisamente a favore dell'intervento in Iraq. Un anno dopo, col senno di poi, è rimasto dello stesso avviso? Assolutamente sì. Ritengo che senza la sanguinosa dittatura di Saddam Hussein il mondo sia migliore di prima. Oggi Al-Qaeda attacca Madrid e in altre parti del mondo. E non possiamo arrenderci ai terroristi se vogliamo vincere la guerra. Credo che abbiamo a che fare con una specie di islamofascismo o islamobolscevismo. E questo è un pericolo per la nostra civilizzazione. Dopo le elezioni in Spagna e la vittoria dei socialisti, la Polonia si sente più isolata o crede possa iniziare una stagione positiva per l'Unione Europea? Credo di sì. Non sappiamo ancora quale sarà la posizione del nuovo governo spagnolo. E poi il governo di Aznar non assunse la posizione che ha assunto per simpatie nei riguardi della Polonia.
ma per un proprio interesse. Credo comunque che sia necessario costruire nuove convivenze in Europa. Credo che a questo punto ci siamo dati delle regole condivise, forse anche di linguaggio, magari in alcuni punti sul linguaggio si è ceduto, ma sul fatto che non è indifferente se la guerra fosse giusta o sbagliata, ma non siamo naturalmente la giuria che emetterà questo verdetto, e come diceva Panebianco probabilmente ci vorrà qualche altro anno prima di poterlo emettere in via definitiva. Siamo d'accordo che non sia possibile attribuire ai nostri governi le responsabilità dei crimini del terrorismo, e siamo d'accordo che si deve portare rispetto allo sforzo che in Europa si sta facendo per coordinare un'iniziativa contro il terrorismo che sia efficace, e ma efficace nella sua anche diversità rispetto all'approccio di pura forza degli Stati Uniti fino ad oggi. Non so se questo riassunto lo accettate tutti per buono, ma se lo accettate per buono è il momento di ragionare sulle possibili soluzioni, no? Abbiamo avuto un Romano Prodi che ha fatto due interventi nei giorni scorsi. Nel primo ha detto la guerra è sbagliata e ha aumentato anziché diminuire il terrorismo. Nel secondo intervento però ha detto non possiamo ritirare le truppe italiane di lì, e lo ha detto di fatto rispondendo anche a Zapatero, no? Mi pare che questo dilemma, questo bivio sia quello che ora noi dobbiamo affrontare. Che cosa deve cambiare perché una presenza internazionale lì risulti efficace oltre il piano militare? Ma io credo però che due cose. La prima, non dobbiamo dimenticare che dal 30 giugno ci sarà un passaggio di consegna al governo provvisorio, da quel momento in poi una presenza politica e amministrativa dell'ONU maggiore è auspicabile ed è sostanzialmente richiesta da tutti gli attori, a iniziare dall'amministrazione americana. L'altra è quella di dare un segno di discontinuità, simbolico, formale, che consenta ai fatti di continuare. Mi spiego subito. Non c'è dubbio che quando parliamo di intervento dell'ONU chiediamo anche un intervento militare per mantenere truppe di pace. Non c'è dubbio che in queste truppe devono essere presenti tanto le truppe americane quanto le truppe della NATO. Su questo non c'è dubbio. Vi inviterei solo a ricordare cosa successe in Somalia quando i pakistani furono incaricati di gestire l'ordine pubblico a Mogadiscio. Fu la più grande strage di civili pacifici mai perpetrata sotto la bandiera dell'ONU. Questo significa, a mio avviso, però, che gli americani devono consentire a che cosa? Non certo a rinunciare al comando militare, questo sarebbe come imbruciarsi la carta dell'ONU, ma consentire che la NATO sia il braccio armato dell'ONU, come è sempre successo fino adesso quando l'ONU ha chiesto un intervento militare, e contemporaneamente articolare la presenza NATO su due pilastri, un pilastro americano e un pilastro visibilmente europeo all'interno della NATO. Cosa dico? Un regista, due attori. Questo è quello che si può fare, a mio avviso, considerando che cosa? Prima di dare per scontata una cosa che hai detto in un inciso, lo voglio chiedere al generale Gianni e anche agli altri. Cioè, è vero, questo è un fatto storico indubitabile, che gli americani non hanno mai accettato a partecipare a una spedizione di cui non avessero il comando. Questo è vero. È vero. Ma c'è sempre una prima volta o no? L'eccezione, anche perché loro hanno più di 100.000 uomini e gli altri ne hanno poche migliaia. Appunto, l'eccezione c'è già stata, è la KFOR per esempio, la forza del Kosovo era sotto comando inglese, poi tedesco, poi italiano e così via, con un contingenti americani. E indubbiamente l'ONU è, da un punto di vista di capacità operativa e di capacità di intervento, un po' in tutto il mondo significa Srebrenica. Di questa non ha assolutamente la credibilità, sì, di condurre operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico ad un certo quale vigore. Di conseguenza occorre accoppiare con qualcuno che abbia questa Ricordiamo forza. Ricordiamo che Srebrenica significa una strage di 8.000 7.000-8.000 persone. 7.000-8.000 maschi, bambini, adulti, sì, anziani in un villaggio. Questa bosniaco è una macchia che l'ONU non si toglierà via tanto facilmente. Chi dà sicurezza anche al nuovo governo iracheno, che verrà impiegata la forza necessaria per mantenere l'ordine pubblico in Iraq, se non c'è qualche organizzazione di quelle lì forti e dure sul tipo o gli Stati Uniti?
però allora con tutti gli inconvenienti che presenta il una specie unilateralismo americano, oppure la NATO e tutto sommato c'è l'alleanza delle democrazie occidentali. E questa soluzione la NATO qua potrebbe significare che rientrino in gioco Francia e Germania. Significa e mi sembra che ci siano dei segnali Francia in questo senso. Germania e poi sotto la cappella politica dell'ONU che invece organizza la transizione dei poteri verso i rappresentanti del popolo iracheno. Però deve cambiare qualcosa, generale Gian. Io vi voglio ricordare, arrivo subito da te, vi voglio ricordare un fatto. Anche questo di cronaca recente, cos'era il vertice intergovernativo degli europei che dovevano decidere l'approvazione della loro costituzione, una cosa importantissima, Bruxelles, non mi ricordo se fosse novembre o dicembre, dicembre, grazie. Due o tre giorni prima Rumsfeld manda il suo viatico a quel vertice, cioè annuncia la divisione tra i buoni e i cattivi, annuncia quelli che non potranno partecipare ai contratti e alle iniziative. Come dire, hanno fatto di tutto per esaltare quella frattura tra vecchia e nuova Europa, tra paesi amici degli Stati Uniti e paesi avversi, che si è rivelata la linea perdente. La svolta spagnola da questo punto di vista, e credo che sia enorme come conseguenze per la Casa Bianca, perché vuol dire che loro, appunto, come dice la copertina dell'Economist, devono sospettare, qui manca Berlusconi, perché c'è tempo per le prossime elezioni. No, perché sono quelli delle Azzorre, no? Sì, non c'era perché Howard, ma insomma, no, gli altri poi forse c'erano. Perché l'Italia conta meno, diciamocelo, sottovoce. Ma il pericolo che i governi filoamericani cadano, uno dopo l'altro, a questo punto credo che sia seriamente considerato nell'agenda del Presidente degli Stati Uniti. Ma credo che Bush sappia che adesso, così come lui continua a ritenere, secondo me, non so nella sua testa chiaramente, ma immagino che nell'amministrazione americana continuano a pensare che la guerra contro Saddam si poteva fare meglio da soli che come in Afghanistan, eccetera. Però l'impressione è che iniziano a ritenere che invece il dopoguerra, il processo di democratizzazione, che senza la guerra contro Saddam non sarebbe neanche partito, non saremmo qui a parlare di questo, ci sarebbe Saddam, staremmo parlando di tutt'altro. Quindi il processo di democratizzazione, che senza la guerra di Saddam non sarebbe partito, che l'osservatore romano oggi riconosce, l'osservatore romano di ieri riconosce essere in corso, sia pur tra mie difficoltà, bene, per questo processo, per questo successo serve multilateralismo, serve l'ONU, servono gli europei, servono gli arabi moderati. La missione è diversa, serve un format diverso, semplice, e non è che serve all'interno semplice, di questo, capito? Ma all'interno di questo possiamo discutere su che tipo di intervento militare, chi ci mettiamo, chi non ci mettiamo. Attenzione, e costruire accanto a questo un discorso che non sia solo militare. Io voglio solo dire una cosa per non passare sempre come il super falco, che poi non credo di essere. Ma attenzione che fondamentale per sconfiggere il terrorismo è un lavoro di penetrazione delle società civili, diciamo così, di riportare queste società civili a riconoscere che alcuni valori sono condivisi, non sono nostri o loro, sono condivisi. Di fronte a questo gli attentati terroristici aumenteranno, non diminuiranno. Perché man mano che noi cercheremo di conquistare il cuore e la mente della società civile dei paesi arabi, avremo più attentati. E quindi l'alternativa, parole per così dire, politica e forza, e mi dispiace anche il semplicistico intervento di fuori, veramente semplicistico, te lo dico con franchezza, tra la forza e la libertà, la forza della politica, è sbagliata, perché purtroppo la politica sarà fatta della forza per la libertà e per la democrazia il meno possibile, possibilmente mai, e della forza che è cattiva in quanto caro è agita dai cattivi. Che per sopravvivere in un carcere fascista nel 1938 un po' di semplicismo, che significava lungimiranza e ideali a cui restare aggrappati, fosse necessario. Non sono d'accordo, il problema è che lui dice queste cose poi adesso. Poi ci fu anche la resistenza. C'è un altro problema su cui bisogna riflettere. Sì. Se effettivamente il 30 di giugno avverrà questo, e se non avverrà, questo è un altro problema. Se avverrà il passaggio delle consegne, perché poi il passaggio delle consegne. Scusi. È scritto, sono scritte tante cose, però poi la vicenda storica è più complessa. Nella prima ipotesi ci sono delle questioni molto delicate, che è tutto il problema della ricostruzione. Chi gestirà la ricostruzione, tutto il problema degli appalti, degli affari, che non è una cosa di secondo. Il problema delle strutture democratiche, delle liste, dei candidati, dei partiti, per non fare la fine del Kosovo, dove sono stati eletti poi, eccetera. Quindi questo è un problema. Il problema di ritessere la società civile irachena, di rimettere insieme là dove si è, come dire, spaccato e diviso.
C'è l'altro problema che pone, come dire, l'ordine, la questione di Zapatero è questa: se il 30 di entro il 30 giugno avviene la svolta, avviene la svolta, ma se non avviene la svolta, se questo processo... Ma qual è la svolta? Scusa, perché io non capisco. La presa in carico dell'ONU di tutta la vicenda, il passaggio delle consegne, tutte le cose che sappiamo. Il segno di discontinuità di quel lato tu, è buffo che tu faccia la domanda dopo aver descritto la tua ipotesi. Scusami, il problema è che sono d'accordo, non è che... Se il 30 giugno... il passaggio non avviene, il passaggio capisco. Non avviene. Ma perché non dovrebbe avvenire? Avete pazienza. I terroristi hanno bombardato l'ONU, cioè in Iraq, prima che si ritirasse l'ONU, questi hanno colpito l'ONU. E anche forse l'unico personaggio in Iraq che in quel momento era riuscito a mettere insieme amministrazione americana e locali sciiti, curdi e sunniti, tutti insieme. Era l'unico personaggio. Sergio Via de Mera, ucciso da quegli stessi personaggi che oggi dicono via le truppe americane. Ma infatti Vittorio Passi ha ragione quando ci ricorda state attenti che quando si farà un esperimento democratico i terroristi lo attaccheranno. E poi soprattutto è inutile pensare che domani il 30 giugno arriva l'ONU e finiscono i problemi in Iraq. Perché ci vuole comunque una presenza militare che può essere solo garantita dagli Stati Uniti. Lo chiedo all'unico iracheno presente. Quanto è importante, secondo te, la tua opinione personale, per gli iracheni questo che qua si chiama segno di discontinuità, che eventualmente il comando della presenza internazionale in Iraq non sia più anglo-americano ma invece delle Nazioni Unite, che subentrino forze di peacekeeping arabe, questo è davvero qualcosa che cambierebbe? È molto importante a livello almeno politico-morale, perché voi sapete meglio di me, io un anno fa eravamo qui in questa trasmissione ed ero uno di quelli che dicevano no alla guerra perché pensavamo alla conseguenza. La conseguenza è stata questa, che sono stati bravi a fare la guerra, ma poi meno bravi a gestire il dopoguerra, sciogliere l'esercito iracheno completamente, la polizia irachena, azzerare il paese, le amministrazioni, ha portato a questa conseguenza. I confini iracheni, che sono molto lunghi, circondati da paesi ostili agli stessi Stati Uniti d'America, hanno permesso l'infiltrazione e l'entrata di parecchi e di tanti gruppi terroristici. Per cui adesso in Iraq ci sono più poliziotti iracheni di quanto lo erano ai tempi di Saddam. Una settimana fa, con un'intervista del ministro dell'interno iracheno, nominato poi dagli stessi americani, ha detto questo: ma abbiamo più poliziotti da quanto lo erano ai tempi di Saddam, ma gli americani non ci lasciano lavorare. Oggi ci vuole un esercito iracheno forte, ben costituito, lo stanno preparando, forse saranno anche i tedeschi ad addestrare nei rivelati. Comunque, quanto è importante, si può dire questo. Un concetto fondamentale per l'iracheno: lo status di occupazione deve finire, perché l'Iraq non può essere continuato. Spiegami un'altra cosa, i pacifisti più radicali che hanno manifestato oggi a Roma sostengono che non si potrà costruire una transizione democratica fino a che lì resteranno gli eserciti occupanti, come li chiamano loro, cioè dicono che deve andare le Nazioni Unite ma senza americani e senza inglesi. No, guarda, sembra improbabile che ce la si faccia, ma dopo un anno non è che ho cambiato idea, però come iracheno permettetemi di dire questo: come iracheno esiliato da 25 anni in Italia per colpa del regime di Saddam Hussein, oggi noi siamo i figli di oggi. Oggi il regime di Saddam Hussein non c'è più e il terrore non esiste più. Gli iracheni sono liberi. E poi come stanno andando le cose le risolveremo più avanti, e si stanno risolvendo perché siamo capaci di risolvere i nostri problemi. L'iracheno, il popolo iracheno si sta alzando la testa, sta lavorando, sta ricostruendo il suo paese. Traduciamo in pratica, Gino Strada per esempio ha detto, l'ho letto io in questa sua intervista, in cui diceva: stiamo attenti perché perfino noi volontari che siamo qui per assistere i malati negli ospedali veniamo ormai identificati con i soldati e quindi la gente comincia a guardarci in cagnesco. È vero o non è vero? No, non è tanto vero, perché oggi in Iraq c'è solidarietà da una parte e c'è solidarietà degli iracheni nei confronti delle persone che li aiutano. Si stanno raccogliendo libri per la biblioteca di Baghdad qua in Italia con una grande operazione. Questo vuol dire molto per gli iracheni, vuol dire riportare la cultura che per 13 anni è stata bloccata per causa dell'embargo. Oggi in Iraq ci sono più di 70 partiti, quando mai gli iracheni potevano esprimere la loro opinione? Unisce,
giorno ci sono alla manifestazioni. Mia la presenza così preponderante, mi direte, è no, inevitabile che lo sia, degli americani. Devi finire. È un fattore impopolare, è un fattore che rende più difficile. Ci sono manifestazioni tutti i giorni anti-americani. Ieri o oggi si è recato Powell a Baghdad e c'erano manifestazioni contro l'occupazione americana in Iraq. Per cui questa situazione deve finire, deve sostituirsi con un'altra. E questo, Antonella, forse è un tema sul quale adesso dopo la pubblicità dobbiamo davvero riflettere, cioè l'impopolarità degli americani nel mondo arabo. Posso fare una domanda? Perché è una cosa molto interessante quello che ha detto. Lei concorda con i risultati dell'intervista dell'opinione pubblica irachena che è stata pubblicata oggi, l'ultimo numero dell'Economist? L'ho letto, ho visto, la cosa più inquietante è che Saddam Hussein risulta il sesto personaggio più popolare in Iraq. Però è molto positivo invece che la maggioranza, sia pure di poco, della popolazione dichiara di star meglio. Sicuramente lo dico anch'io, 56%. Lo dico anch'io, l'ho già detto, stiamo meglio perché oggi il prossimo anno ancora meglio. Certamente, oggi l'iracheno può uscire per la strada a manifestare, ne abbiamo 70 partiti invece di uno, ne abbiamo 120 giornali invece di 4 o 5. Ma se gli iracheni stanno meglio, perché allora vogliono che le truppe se ne vadano? Non voglio che le truppe se ne vadano, ma detto adesso lei, lo status di occupazione deve finire, deve cambiare. Non fare l'americano, tu sei siciliano, allora, quindi sai anche tu spaccare come ovviamente due capelli. L'Iraq non può essere il problema, continuato ad essere occupato dagli americani. Non è così automatico, c'è un problema molto delicato, legato al fatto che chiamavo l'impopolarità degli americani nel mondo arabo, così come quella degli israeliani. Ho letto con impressione quel reportage di Bernardo Valli dopo l'attentato all'albergo qualche giorno fa, in cui dice la gente per la strada gridavano l'hanno fatto gli israeliani, l'hanno fatto gli ebrei. Scusa un attimo, visto che mi dai dell'americano, io sono entrato in Iraq con le truppe americane proprio esattamente un anno fa ieri. Quindi so esattamente come anche durante la guerra gli iracheni, specialmente al sud, dove si pensava che avrebbero abbracciato le truppe americane, avrebbero accolto le truppe americane a braccia larghe, invece a partire da Nasiriyah fino a quando non siamo arrivati alle porte di Baghdad, a ogni città che le truppe americane occupavano e poi controllavano c'era una folta gruppo di personaggi lì locali che non volevano le truppe americane. Perché? Perché quelle arrivavano e cambiavano automaticamente quello che succedeva localmente, bloccavano i ponti, non facevano più passare le persone da una parte all'altra, i contadini non potevano andare nei loro campi, le donne non potevano andare a fare la spesa, quindi creavano una sorta di scompiglio a livello quotidiano. In un paese poi dove noi oggi parliamo di un anno della guerra, ma questa gente che ha vissuto per 10 anni con la guerra, cioè quando noi siamo arrivati a Nasiriyah con le truppe americane, ci hanno detto oddio, un'altra guerra, come per dire, è un altro capitolo di un lungo periodo di guerre che noi iracheni dobbiamo sopportare. Quindi il problema degli americani qual è in questo momento? Che non sono riusciti a dare dignità al popolo iracheno. Questo è forse il più grosso errore che loro hanno fatto, non dare la percezione che loro sono lì per aiutare, e credo che una delle ragioni non è la loro specialità, perché questi sono ragazzi di 19-20 anni che in America non hanno il diritto di comprare legalmente una birra, ma che in Iraq vanno e prima di chiedere nome e cognome, siccome hanno paura, sparano. Allora, qui brutalmente su questo sparano noi andiamo in pubblicità per poi tornare con Antonella Caruso, con Kataeb, il nostro amico palestinese, col nostro amico iraniano Mohsen Ifar, a ragionare proprio su questo punto delicato, come il mondo arabo e il mondo islamico possa interagire con quei ragazzi, ma anche con la nostra iniziativa europea. E quest'anno è stato anche da questo punto di vista molto, ma molto controverso. Tra pochi istanti arrivano i dispacci d'agenzia, che sono per fortuna stasera soltanto di manifestazioni, 50.000 a New York è la cifra, mentre per quanto riguarda la Spagna si parla di 250.000 persone a Madrid e 150.000 a Barcellona, anche se su Madrid c'è un contrasto tra la valutazione dei manifestanti e quella delle forze di polizia, clamoroso, perché dice 9.000, da 9.000 a 250.000, è sempre così, è chiaro, di solito chi ha ragione. Sulle manifestazioni comunque, insomma, siano una forbice, mi sembra di capire, e anche questo è un dato politico, che la manifestazione di Roma sia comunque la più consistente, probabilmente segnala, no, non è una questione di bravura, credo che segnali
una temperatura politica in Italia da questo punto di vista, anche per le ansie seguite agli annunci, sarete il prossimo, le minacce, insomma, evidentemente tutto questo qualche peso ce l'ha. Ma noi restiamo, Antonella, alla domanda con cui ci siamo lasciati, perché questi 365 giorni dal 20 di marzo del 2003 visti dall'interno del mondo arabo sono stati quelli appunto quasi delle brigate internazionali dell'andiamo a combattere a Baghdad, almeno questo è il fenomeno più appariscente. Tu forse ci spiegherai che altri fenomeni sotterranei vanno in direzione avversa, ma noi questo fenomeno lo abbiamo ritratto con Imma Vitelli, che vive a Beirut e che è andata a visitare un villaggio al confine fra il Libano e la Siria attraverso appunto l'immagine di alcuni di questi combattenti che magari sono già tornati a casa. Vediamoli. Gli attacchi in Spagna, secondo me, sono stati giusti. Ce ne dovrebbero essere altri per far rivedere a tutti le proprie posizioni. Uccidere per autodifesa è legittimo. È legittimo colpire i paesi che sostengono gli americani in Iraq. Giappone, Spagna, Gran Bretagna, Italia. Questa è una guerra ingiusta. Non l'abbiamo voluta noi, ma adesso la combattiamo come possiamo. Khodr Ali Musa fa il pasticcere, non la pensava così un anno fa. E a ragazzi come lui che si riferiva, chi diceva che l'invasione dell'Iraq avrebbe radicalizzato gli animi e creato 100 nuovi Bin Laden. Uccidono le nostre donne e i nostri innocenti. Noi uccideremo i loro fino a quando non si fermeranno. Il giorno in cui gli americani lanciavano l'operazione Iraqi Freedom e le prime bombe cadevano su Baghdad, Khodr Ali Musa lasciò il negozio, prese un autobus con una manciata di amici e andò a fare jihad per difendere una fetta di Umma, la nazione islamica. Lo fece, dice, per Allah e per la nazione araba, e non importa che sua moglie fosse incinta. Questo era più importante, mio figlio uno solo. In Iraq morivano intere famiglie e non c'era nessuno ad aiutarle. Sono partito quando ho visto in TV le immagini dei corpi delle donne e dei bambini. Khodr il pasticcere è tornato dall'Iraq deluso. A Baghdad non c'era nessuno a combattere. Gli sciiti lo hanno venduto agli americani per $100. È tornato amareggiato e convinto di aver fatto la cosa giusta per dei fratelli che hanno sbagliato. Con lui, da Berkael, questo villaggio libanese al confine con la Siria, sono partiti in 12. Ragazzi normali di 20 anni, nessuna affiliazione, nessun precedente, molta moschea, convinti, come migliaia di siriani, egiziani, yemeniti e sauditi, che la prossima volta sarebbe potuto toccare a loro. Nadine faceva il barbiere prima di dichiarare la sua personale guerra santa all'America la sera del 24 marzo dell'anno scorso. I suoi fratelli fecero mettere alla polizia del villaggio dei posti di blocco prima del confine con la Siria, ma non riuscirono a fermarlo. La nonna dice che da quando è tornato ha il cuore spezzato. In Iraq, Nadim il barbiere ci ha lasciato le gambe. È saltato su una mina, è vivo per miracolo. Dice che solo gente senza pietà e senza Dio poteva fare ciò che hanno fatto gli americani in Iraq. Ne valeva la pena? No, per gli iracheni non valeva la pena. Ma Dio sa che ho fatto la cosa giusta. Perché gli americani sono andati in Iraq? Ancora oggi non lo sappiamo. Non avremo pace fino a quando non saranno andati via dal Medio Oriente. La più grande sconfitta degli alleati un anno dopo l'operazione Iraqi Freedom è che a pensarla come Nadim e come Khodr il pasticcere siano nel mondo arabo in tanti, forse troppi. Ecco, questo è il viaggio al confine fra il Libano e la Siria, Berkael di Mavitelli, che mi ha raccontato che quel pasticcere Coda vedevo trasalire, era stupito alle sue. Dice che fa dei baklava squisiti, è bravissimo. Come pasticcere. Non è stato capace di fare la jihad, almeno i baklava. E con la stessa tranquillità però dice Madrid, giusto, vi siete alleati con gli americani, ecco il risultato. Molto triste. Antonella, sono cresciute queste posizioni, perché qui ogni volta dobbiamo dirci se facciamo l'esperimento democratico nel mondo arabo aumenteranno gli attentati, poi dobbiamo anche dirci se insistiamo in questo esperimento radicalizziamo le posizioni, avremo molti coda al pasticcere, ma i calcoli cominciano a farsi
onerosi. Ancora una volta penso che bisogna analizzare anche da dove arrivano queste espressioni. Il Libano è un paese che vive appunto in modo convulso il conflitto palestino-israeliano che gli sta alle porte, e ovviamente gli animi sono particolarmente riscaldati, ma bisogna confessare con grande serenità che l'antiamericanismo arabo è molto anti-israelianismo, quindi anche molto anti-sionismo, e ovviamente dalla parte appunto di questi movimenti radicali islamici anche molto antisemitismo. Per cui l'America la si attacca non soltanto perché ovviamente rappresenta il simbolo di questa civiltà superiore occidentale che penetra subdolamente negli animi e nella vita di tutti i giorni, ma è anche ovviamente lo stretto alleato di Israele nella regione. E questo bisogna tenerlo a mente, perché infatti questi sentimenti comunque si nutrono anche di questo conflitto. Ma questo significa che perfino gli alleati più preziosi dell'Occidente in questa lotta contro il terrorismo stanno insieme come regimi per miracolo, perché questo Musharraf, leader pakistano che sfugge ogni 2 o 3 settimane a un attentato mortale, che oggi circonda forse i miliziani di Al-Qaeda, però sta seduto su una polveriera di 150 milioni di pakistani che appunto, lo ricordavamo prima, con l'America farebbero ben altri conti. Farebbero ben altri conti, però non è detto che poi farebbero i conti che appunto intendono fare gli islamisti radicali. E allora bisogna vedere se tra il rischio appunto di Musharraf e il rischio comunque di un governo nelle mani di un movimento del tipo Al-Qaeda, ovviamente bisogna vedere poi dove oscilla l'opinione pubblica. Non penso che comunque ci sia alcuna popolazione araba oggi che sia in grado comunque di dire sì in ogni caso a movimenti di questo tipo. È vero che gli animi si riscaldano, abbiamo visto infatti l'intervista al pasticcere e al barbiere, però abbiamo anche visto insomma che molti, per esempio tra quelli che sfilavano, gli unici che hanno sfilato insomma contro le manifestazioni di terrore a Madrid sono stati i marocchini, e tra i marocchini comunque intervistati c'è stati tanti che hanno detto basta con queste forme di terrore. Ma ci sono delle zone del mondo arabo e del mondo islamico in cui quest'anno abbiamo visto crescere sensibilmente il rifiuto del terrorismo, sì, in cui è calata la popolarità di Bin Laden? È calata, dove? Io arrivo dall'Arabia Saudita dove sono stata un mese e le assicuro che comunque c'è un vivacissimo dibattito all'interno comunque di questo paese che fino a 2 anni fa sarebbe stato quasi impensabile. Tutti i paesi del Golfo, Nord Africa, c'è un forte ripresa di coscienza anche perché... Cioè, dici che cala questo... Ma perché stanno colpendo più musulmani che gli altri, perché stanno morendo più musulmani in questi attentati che... No, e poi e passa il tempo, questo. Io questo lo voglio chiedere anche al Khateb, soprannominato Ghassam, il nostro amico palestinese che quest'anno non avevamo ancora incontrato. Voi avete vissuto e state ancora vivendo l'esperienza dell'intifada Al-Aqsa, e anche lì delle domande a un certo punto... La gente palestinese aveva cominciato a farsele dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 1000 morti, dopo 2000 morti, ci si chiedeva ma tutto questo è utile alla nostra causa, tutto questo ci favorisce o alla fine ci danneggia. È pensabile che meccanismi di riflessione analoga riguardino anche l'offensiva terroristica, oppure è inevitabile che prevalga l'esultanza dopo gli attentati? Ma secondo me non è messa in questi termini. Innanzitutto, anche per arrivare a questa risposta, credo che chi sta rispondendo alla domanda principale, quindi moltissimi dei presenti, sta parlando come se la guerra dovesse cominciare domani e siamo per o contro. Quindi ancora chi era per la guerra sta ancora mettendo a fuoco quali sono le ragioni per le quali fare la guerra. La guerra c'è stata oggi e non può, secondo me, un signore molto intelligente e apprezzato come il professor Banibianco dice vedremo. Siamo a un anno da questo, la prospettiva può essere 5 anni, ma in un anno qualcosa bisogna fare in un paese come l'Iraq. Chi guarda l'Iraq oggi, e questo secondo me è molto importante per vedere un anno dopo l'Iraq, non può essere solo una discussione c'è più terrorismo o meno terrorismo, guardare l'Iraq, perché così potremmo dire al paese arabi, ai popoli arabi, guardate l'Iraq. Ma se i paesi arabi guardano l'Iraq, vedono caos, vedono miseria assoluta, vedono nulla, nulla, l'acqua potabile, parliamo di cose che
nessuno ha nostalgia di Saddam Hussein, ma cose che ai tempi probabilmente c'erano. E quindi un'altra cosa importante, in prospettiva, se noi vogliamo guardare cosa è successo in un anno, diciamo che politicamente gli americani hanno favorito alcune aree politiche di tipo islamico, di tipo etnico particolare, quindi i curdi, e oggi non è che c'è una società civile, non possiamo dire che i 70 partiti che ci sono in Iraq rappresentano qualcosa. Anch'io sento tutti i giorni quello che succede lì, e ieri nelle moschee c'era un grido unico anche fuori, migliaia e migliaia di persone, non solo fuori l'occupazione. Qualcuno diceva bisogna aumentare la resistenza. Questa è la prospettiva, è inutile che ci facciamo dei dibattiti come se l'Iraq fosse un'altra cosa. L'Iraq è quella roba che possiamo tutti vedere. E dove gli americani, non perché storicamente sono odiati dagli arabi, perché sappiamo, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, che gli arabi sono fondamentalmente molto americani, purtroppo, nelle loro maniere di fare. L'unica cosa è che gli americani non danno, non smetteranno mai di dare un cattivo esempio nel Medio Oriente. Quindi fra un po' cosa fanno? Arriva Sistani e company al governo in Iraq e gli faranno la guerra per liberarlo da un altro regime? Queste sono domande che secondo me gli studiosi devono pensare, non possono pensare solo al pre senza arrivare a dire Pane abbiamo Bianco, sbagliato. In effetti quel paragone con i dopoguerra in Giappone, in Germania e in Italia era un paragone che tu facevi chiedendoci tempo con dei dopoguerra, ma possiamo chiamare dopoguerra quello in corso in Iraq? Beh, in parte sì, perché è stato eliminato comunque un regime politico e poi è iniziata una nuova guerra, nel senso che è arrivato lì Al-Qaeda. È guerra, però ci sono stati più morti dopo. Sì, è d'accordo, però faccio anche notare che se quel sondaggio è corretto, se è vero che il 56% degli iracheni dichiara di stare meglio, questo qualcosa deve significare. E anzi, ancora più interessante in quel sondaggio è che solo il 18% dichiara di stare peggio, che è ancora più significativo dell'altro dato. Certo. Allora, questo vorrà dire qualcosa oppure no? Oppure è del tutto irrilevante? Io immaginavo il 100% che stavano meglio, perché no, Saddam bisognava stare dopo, per forza male. Un anno dopo si stava male. Non è che stiamo lì a fare... Questo è un conto statistico sbagliato. Scusi, un anno dopo la guerra si stava malissimo anche in Italia, ma non è pensabile questo. No, scusate. Come si sta in Iraq un anno dopo? Perché è possibile che l'Iraq, che siano attendibili queste inchieste e che in Iraq si stia meglio. Il problema è come sta il mondo un anno dopo, come stanno i rapporti internazionali. Questa no, è non è un'altra domanda. No, non è un'altra domanda. Sì, questa è la stessa, è la stessa domanda. No. Come sta l'ONU, le Nazioni Unite un anno dopo, come sta l'Europa un anno dopo? Questo è il discorso, secondo me. E torniamo sempre al punto. Sì. Era quello, Baghdad, l'Iraq, il luogo attraverso cui aggredire più efficacemente la rete globale del terrorismo, o invece questa rete può fare base in Iraq e contemporaneamente insidiarci efficacemente altrove? Chiedo scusa, io credo che questo non sia il punto. Così come non era il punto la marcia, scusate, per la pace nel momento in cui non c'è più una guerra convenzionale ma c'è un'altra cosa, no, questo non è più il punto. Noi possiamo benissimo avere idee diverse su era giusto, opportuno o meno fare la guerra, ma a questo punto il problema è un altro. Il problema è la comunità euroatlantica ritrova una qualche tipo di unità attraverso degli aggiustamenti reciproci sostanzialmente, perché il governo americano certamente non si cospargerà il capo di cenere, non dirà abbiamo sbagliato, non lo fa nessun governo, per quale ragione dovrebbe farlo quello americano. Gli europei a loro volta non diranno abbiamo sbagliato, ma dovranno fare qualcosa, francesi e tedeschi, perché quando diciamo Europa diciamo stiamo dicendo che devono intervenire anche dei cambiamenti nella politica dei francesi e dei tedeschi. Perché non lo fanno quando l'ha fatto il polacco? Il presidente polacco ha detto abbiamo sbagliato, è stata una grossa bugia e adesso dobbiamo restarci, però in Iraq ormai la guerra c'è stata. Non ha detto abbiamo sbagliato. Ha detto nessun governo ci ha menato per il ecco, è un'altra ma cosa. Resteremo qui un giorno più del necessario. Allora, il problema oggi... Scusi, sarai d'accordo che il fatto che stanno meglio, che sono più felice,
non giustifica in sé la guerra. Questo non vuol dire, non è la prova che la guerra sia stata opportuna. Siamo più, torno alla questione di prima, siamo più sicuri o no? C'è un paese in meno, che non minacciava, che non costituiva obiettivamente la minaccia. Oggi cosa facciamo per l'Iraq? Chiediamoci anche quello che gli Stati Uniti hanno pagato in termini di credibilità, gridando al lupo. Una grande potenza non può andare in giro gridando al lupo senza perdere qualcosa di molto importante, intangibile, che è la sua credibilità nel mondo, la sua autorità morale nel mondo. Questo abbiamo sacrificato. Non siamo, e quindi cosa proponi? Cioè, qual io, è la, che, io propongo, se dovesse cadere quello lì, io probabilmente punteremo sulla soluzione NATO. Sicuramente un presidente democratico avrebbe intorno a lui dei consiglieri più disposti. Entra le Nazioni Unite e gli iracheni abbracceranno le truppe NATO perché cambieranno la bandiera invece di avere la bandiera americana c'è la bandiera blu. Non invitiamo Fessi all'infedele, quindi nessuno ne è convinto. Io devo mandare l'ultima pausa pubblicitaria e siamo già in chiusura della trasmissione e naturalmente a questo punto mi interessa molto che sia Massimo Toschi nelle sue molteplici vesti di esponente del Movimento per la Pace, ma anche di amico e di consigliere di Romano Prodi, a dare la sua personalissima valutazione su questa ipotesi che sta venendo fuori, no? È l'ipotesi che ha proposto per primo Vittorio Parsi, adesso mi pare che John Harper in qualche modo la riprenda, no, e dopo la pubblicità, così hai più tempo per pensarci, pochi secondi comunque. Solo che pubblicità crea un vuoto. Caro Massimo Toschi, davvero tocca a te a questo punto, perché siamo rimasti tutti, ce lo dicevamo anche durante la pubblicità, impressionati dal servizio di Mavitelli, quei ragazzi arabi andati a caricarsi ulteriormente di un odio terribile, poi delusi perché maltrattati pure in Iraq, però che ci danno l'idea di una irriducibilità, di una difficoltà di ricomporre un tessuto di dialogo. Ora, venendo da una manifestazione imponente come quella di oggi, poi devi confrontarti però anche con i passaggi della politica e i passaggi della diplomazia, i passaggi della lotta contro il terrorismo. Qui sono state avanzate delle ipotesi, ma di fronte a quel mondo, il passaggio dagli Stati Uniti, dal comando statunitense al comando NATO e su incarico dell'ONU, ti sembra già, diciamo, una novità significativa? Non diciamoci, perché lo sappiamo tutti, che sarà tutto graduale, che il 30 giugno non è che cambi tutto in una volta, non è che è chiaro, non ci facciamo illusioni, ma questa è la strada giusta nella quale l'Europa può ritrovare un suo ruolo, o tu immagini uno strappo più forte? Io penso innanzitutto che si debbano fare molte cose, non una cosa sola, diciamo. La prima cosa, riprendendo alcuni elementi del blocco precedente, per superare l'antiamericanismo, e ovviamente è una questione di lungo periodo nel mondo arabo, certo. Non è una questione, però mi pare pregiudiziale una risoluzione del conflitto israelo-palestinese. La tesi di Kissinger che si andava in Iraq, si metteva la democrazia in Iraq per poi risolvere il problema a Gerusalemme, non ha funzionato, perché in realtà in Iraq la situazione è complicata e a Gerusalemme le cose sono ancora più complicate. Quindi l'Europa, gli Stati Uniti, bisogna il quartetto. La questione israelo-palestinese mi pare la vera questione più importante. Secondo, credo che l'Europa debba fare un salto di qualità rispetto alla questione del terrorismo. Credo che il problema sarà di darci una Costituzione che oggi non c'è, e una Costituzione che in qualche modo metta anche il punto della gestione multilaterale dei conflitti, che non è presente nella sua Costituzione. Questo è un altro punto, proprio per rispondere io credo che Zapatero ha una grande chance da questo punto di vista. Mi pare che, mentre parla molto dell'iniziativa in Iraq, ha messo quasi tra parentesi la questione della Costituzione. Come noi sappiamo, la Spagna è uno degli stati che aveva... sul problema del passaggio, io credo che ci vorrà una assunzione politica forte dell'ONU,
che, come dire, in qualche modo organizzi e pianifichi anche una presenza militare lì, perché inevitabilmente una presenza militare lì ci deve essere, perché sennò è chiaro che la gente si scatena alla guerra civile, eccetera, eccetera. Tu sei consapevole che il ruolo degli americani sul piano militare resterà importantissimo, se non altro per il fatto che sono gli unici disposti a metterci tanti soldati. Ma il problema non sono i soldati, il problema è la politica. Per cui benissimo anche i soldati americani alla fine, ma dentro una politica che crei una novità rispetto a quanto è avvenuto fino ad ora. Ecco, prendendo atto che tutto questo ottimismo che io vedo sulla guerra, anzi io penso che in questi anni progressivamente sperimentiamo che la guerra complica i problemi e non la risolve, e non li risolve, soprattutto delle guerre che non tengono conto e non prevedono un dopoguerra, per cui poi ci troviamo in un dopoguerra sguarnito. Della pace e democrazia. Bob Mosenifè è un amico iraniano che torna a trovarci. Sì. La guerra potrebbe aprire la via di democratizzazione. E poi il problema di 22 paesi arabi non è solo Palestina, ci sono oltre Iraq 21 tirannie. Il problema, questa democrazia deve estendersi possiamo o no? 21 guerre. E ci siete voi a sostenere la democrazia in tutto quell'area? Ecco, ma siccome dice giustamente Massimo Toschi che non possiamo fare 21 guerre, no, ci si però chiede, ed è questa secondo me una domanda che non ha trovato una risposta soddisfacente, l'accennavo anche all'inizio della trasmissione, perché è così, siccome è molto difficile immaginare un esperimento democratico all'interno del mondo arabo, perché questo stesso esperimento non viene tentato con forza nei paesi già alleati nostri? Io lo so perché, io so che questa domanda ha una risposta, perché rischierebbero di saltare per aria, perché con libere elezioni a favore rischierebbe degli integralisti, con libere elezioni in Egitto probabilmente vincerebbero i fratelli musulmani o chi per essi, in Giordania lo stesso, in Pakistan lo stesso. Vedete che alla fine torna sempre fuori quella realpolitik che si porta male nei dibattiti. Sì, no, scusi, però c'è anche un'altra cosa, suona dire male, però fa molto bene. Non dubitavo che lei ne fosse un autore. Allora, sì. Posso dare anche una risposta al professore americano? Sì, certo. Americani non sono più odiati di prima, perché nei paesi arabi americani erano odiati e continuano ad essere odiati perché sono amici di israeliani. Esattamente. Però ci sono guadagnati dei amici, tra cui sono molti dei giovani iraniani che paragonano George Bush con Churchill. E quindi state attenti. Quello che dice il signor Padre Bianco, tra 35 anni, dopo che sarà sconfitto questo terrorismo, che non è né islamico e non c'entra niente con popolo musulmano, la storia potrebbe giudicare George Bush e paragonarlo, con tutti i suoi difetti e errori, a Churchill. Un'idea che avevamo microfono prima. Un'idea che avevamo prima, che è stata completamente scartata dopo la guerra contro l'Iraq, era l'idea di continuare a Teheran, cioè di fare un intervento militare. Perché no, dice Mosenifè, ma non credo che in questo momento gli americani per andare a terra adesso non hanno bisogno di andare con Marines. Ci sono migliaia di iraniani disponibili, basta che loro ci diano appoggio aereo entrando da Kurdistan, tutti i giovani sono con americani. Sì, Mosenifè, secondo forse un anno fa lei avrebbe trovato molti appoggi alla Casa Bianca, ma quest'anno credo che siano caduti un po' in disgrazia i teorici di questa offensiva sull'Iran. Penso che l'Iran, anche se nell'asse del male cosiddetto, in realtà non fosse un obiettivo. L'obiettivo vero, a parer mio, era l'Arabia Saudita. Cioè basta seguire il discorso che c'è stato negli Stati Uniti dall'agosto all'ottobre del 2002, il discorso che poi è il dibattito pubblico in cui ci sono state la mobilitazione un po' della vecchia equipe di Bush padre contro Bush figlio e così via. Lì si vedeva chiaramente che il vero obiettivo era l'Arabia Saudita. E l'Arabia Saudita perché l'Arabia Saudita con i Wahhabiti costituiscono un pochettino, adesso forse Antonella Caruso ce lo può spiegare meglio, ma costituiscono un po' il cuore del terrorismo. Terrorismo che non è che si batta con le buone parole o con gli aiuti umanitari perché sono i ricconi infatti, soldati. Infatti, caro generale Jean, credo che oggi l'Arabia Saudita torni ad essere nervosa quando rileva
il ruolo importante e crescente che gli sciiti stanno assumendo all'interno dell'Iran. Sta adottando delle riforme interne. Sta adottando delle... Però ieri c'è stato uno scontro verbale tra l'Arabia Saudita e l'America perché Paolo aveva criticato l'arresto di 15 sauditi attivisti per la riforma e gli americani l'hanno criticato. Questo per e dire i che ginepraio è oggi quel mondo arabo. Prego. Lei dicendo al generale, ma guardi che in caso di democrazia succederebbe questo, lui lo vede come una cosa positiva. Secondo me il rischio di democrazia lo si può affrontare solo avendo un progetto politico per la democrazia. Non è che le democrazie si inventano dal nulla o con la guerra. E nel Medio Oriente, affinché c'è gente che penserà che meglio un'Arabia Saudita dittatoriale piuttosto che un Egitto con queste caratteristiche, teniamoci le occhi buono, sicuramente non brava, c'è una Katebe. Io credo che tu abbia detto la cosa decisiva. Mi scusi generale, non è l'ora per aprire questa discussione, ma la inviteremo ancora. Ma se qualcosa ci ha raccontato la storia dell'11 settembre, la storia dell'esplosione di questo terrorismo globale, è stata proprio la storia del fallimento delle realpolitik occidentali che hanno allevato questi criminali, li hanno allevati in Afghanistan, li hanno allevati in Iraq, perché Saddam Hussein anche è stato creato per fermare la rivoluzione comeinista, e dunque non mi basta più l'argomento non facciamo le elezioni nei paesi amici perché sennò andiamo nei guai, e quindi il tema, certo che è molto difficile il tema che pone El Kateb, il nostro amico palestinese, il tema della democrazia è esattamente lo stesso tema che si poneva prima della politica, del fatto che non bastano i militari, che gli americani da soli non sanno gestire i dopoguerra. Forse questo possiamo accettarlo come conclusione. Si può aggiungere un dopoguerra l'hanno gestito bene al momento. Il dopoguerra in Europa è stato gestito bene col piano Marshall. Sa che cosa c'aveva il dopoguerra in Europa che non abbiamo il coraggio di dirci adesso? Vabbè, un altro. Sa che cosa c'aveva il dopoguerra? Il dopoguerra in Europa, e Pane Bianco lo sa benissimo, ci aveva avuto milioni di morti prima, ci aveva avuto le macerie, ci aveva avuto le bombe atomiche in Giappone, ci aveva avuto il fatto che dopo non era neanche più pensabile una resistenza nazista in Germania, perché la Germania era stata spianata. E questo, per fortuna, a voi militari non ve lo lasciamo più fare, di spianare le città. No, mi scusi, è una battutaccia. Ci siamo capiti. Nel senso che le guerre, anche questa guerra, ha decisamente meno morti. Mi ha impressionato leggere un articolo sul New York Times di ieri di Rumsfeld che faceva riferimento alla Corea, al suo viaggio in Corea, e ricordava abbiamo avuto nella guerra in Corea noi americani 30.000 morti. 30.000 morti in Corea. In Vietnam sono stati più di 50.000, se non sbaglio. Ecco, e stiamo parlando di guerre tutto sommato recenti. Oggi le guerre, per fortuna, sono molto più controllate. Sono più controllate, e questo rende più difficile i dopoguerra, naturalmente. I dopoguerra diventano più complicati. Ma rende più probabile le guerre, purtroppo. E rende anche più probabile. Inevitabilmente le rende più probabili. Non concludiamo questa trasmissione con un elogio della bomba atomica. Purtroppo, non lo accetterei. L'hai detto tu prima, noi adesso. Lo so. Non dare più armi ai Saddam di turno. Cioè, bisogna fare un passo un po' più lungo. Allora, il Musharraf che distribuisce le bombe in giro, forse bisogna stare un po' attenti a considerarlo l'amico più amico che c'è. Rischiamo di ripetere questo, di lasciare, non lasciamo più, dicevi, ai militari fare la seconda guerra mondiale, ma neanche utilizzare dei pseudo amici, perché Saddam è stato armato perché l'Iran sembrava più nemico all'epoca. Ma quali sono questo, l'ultima parola è l'ultima parola Antonella Caruso, perché su questa dialettica democrazia, sì, no, infatti, il mondo arabo oppure realpolitik, è vero, sei la più titolata. Sono la più titolata, va bene, che anche se termino appunto con quello che gli americani stanno cercando di fare appunto in quest'area, forse a dispetto infatti degli europei che ancora non hanno un piano, devo dire, particolarmente formato, loro almeno un'idea ce l'hanno, quello comunque di sostenere i building blocks della democrazia, che sono in ogni caso far sì che esista e che comunque si sviluppa una società civile. Questo è l'unico vero antidoto alla radicalizzazione comunque di movimenti. A sentire Emma Bonino non è che l'abbiano molto fatto, né in Egitto, in Marocco, né in Iran, iniziano a parlarne, hanno cambiato comunque le leggi, iniziano a parlarne anche in Egitto, non è vero, perché ultimamente anche
anche il presidente Mubarak da Alessandria, ha detto che infatti bisognava smetterla quasi, insomma, con questo stato di emergenza che ancora dura nel paese. E ti assicuro che in Arabia Saudita il dibattito è particolarmente vivace. Si vede anche che quando qualcuno appunto diventa troppo vivace, potevano anche un attimino congelare un pochino le sue entusiasmi. E l'Algeria, l'Algeria non è, devo dire, un problema americano, quello penso che sia un problema soprattutto europeo, e come gli europei hanno gestito il fatto algerino. Gli americani in quello purtroppo, per chi infatti in ogni caso ne vedono la mano sempre, gli americani in questo non c'entrano assolutamente niente. Devo dire che l'Europa ha una gravissima responsabilità sui fatti algerini. Questo purtroppo è assolutamente vero, e su questa nota dolente ci lasciamo in questa trasmissione per me molto interessante e che ci dice appunto la necessità di immaginare forme davvero completamente nuove di gestione di questo dopoguerra che è ancora una guerra. Ci vuole fantasia, le soluzioni fin qui sperimentate hanno dimostrato di non funzionare, e quindi Alessio ci non sarà da raccontare. Sono l'unica alternativa, e quindi per ora bisogna andare con quella, con l'unica alternativa che si ha. E quindi in questo momento credo che la presenza militare e la guerra in Iraq hanno semplicemente aiutato l'Iraq a essere un paese migliore. Io invece scommetto che gli americani stessi stiano per chiedere agli europei contributi non banali, che non sono semplicemente rinforzi militari. Questa è la mia impressione. Ci riusciranno se però la distanza e la frattura tra gli americani e gli europei non si allarga. Invece esiste la possibilità molto concreta che la frattura si allarghi. Non credo che il mondo starà molto meglio se europei e americani si allontaneranno. Starà molto peggio, sarà non sicuramente c'è di molto peggio. Almeno su questo dovremmo essere. È che scommettiamo anche sul fatto, Zapatero insegna, che siano gli americani a fare qualche marcia indietro ogni tanto, a riconoscere qualche errore. Gad, a giugno le truppe spagnole rimangono in Iraq. Facciamo una scommessa? Io me lo auguro, perché vedrai che le truppe spagnole non rientreranno in Spagna. Non faccio una scommessa, non è una scommessa, perché le perdo sempre. Poi non ci sarò io qui a giugno. Perché questa volta sono d'accordo con te. Scusatemi, è un anno dalla caduta del regime di Saddam Hussein. Una cosa giusta hai detto: bisogna dare dignità al popolo iracheno, e dovete fare tutti qualcosa per dare la dignità a un popolo che per 35 anni non l'aveva, e neanche adesso. Per cui bisogna fare qualcosa per questo. Ma la dignità viene dalla politica. Grazie a Younis Taufik, dare dignità al popolo iracheno. Su questo ci salutiamo. Devo dirvi che saltiamo una puntata dell'Infedele, perché sabato prossimo cediamo il passo allo sport in diretta, niente meno, sulla 7, perché c'è una partita decisiva del torneo 6 nazioni di rugby, Inghilterra-Francia, che per gli amanti del rugby è un straclassico, e quindi ci rivedremo il sabato successivo. Buonanotte. L'Infedele è stato presentato da